Benvenuti a tutti, ci troviamo appunto nella penultima giornata della settimana della bioarchitettura sostenibile organizzata da AES. Sono appunto lieto di aprire questo workshop come moderatore sulla intermodalità e la logistica dell'ultimo miglio, prospettive per il futuro. Sappiamo che appunto quest'anno, il 2020, ecco, è stato l'anno dell'immobilità, dove però comunque non siamo riusciti ad arrestare gli inquinanti nelle nostre città, purtroppo anche dovuto alla scarsa piovosità dell'anno scorso. Quest'anno appunto abbiamo ripreso a muoverci, utilizzando sempre appunto anche nuovi sistemi di e-commerce, telelavoro e quant'altro, e quindi vorremmo in qualche modo con questo workshop darvi un overview di quali sono i progetti più interessanti su scala regionale. Abbiamo due sessioni, ogni sessione sarà affrontata con diversi relatori che presenteranno nei loro speech i loro interventi e poi da una sessione di Q&A, di domande. La prima sessione è il ruolo degli hub nella promozione della mobilità sostenibile, presente e futuro, e quindi sostanzialmente presenteremo le due realtà di Bologna e Reggio Emilia e cercheremo di trattare il ruolo dei centri di mobilità, principalmente per il trasporto delle persone. E nella sessione seconda, spazieremo di più sulla parte dalla logistica al turismo e studieremo anche la sostenibilità economica degli interventi. E qua le città coinvolte saranno di nuovo Bologna, però con tutto il suo Appennino, e Castel San Pietro fino alla riviera da Rimini a Fano. Lascio quindi la parola per una breve introduzione a Luca Biancucci, direttore del Consorzio Attività Produttive, Aree e Servizi di Modena. Grazie. Grazie Francesco e un saluto a tutti quelli che sono collegati a questa giornata di studio, insomma, di questa mezza mattinata. E devo dire, ho assistito anche, oltre che all'inizio, insomma, della settimana, che è la settimana della bioarchitettura, anno per anno, come dire, aumenta sempre il livello qualitativo e quantitativo delle proposte fatte in termini di sostenibilità. Io farò una brevissima introduzione, proiettando una diapositiva, un'immagine che ho trovato rispetto a uno studio che è stato effettuato da FM Logistiche e Roland Berger nel 2020, quindi comunque già comprendo un po' tutto il tema della pandemia e quello che vuol dire il tema della pandemia per la logistica, quindi non solo ovviamente per gli aspetti sanitari. Dovreste vedere l'immagine che ho proiettato, è una sintesi schematica di quelli che sono, come dire, le interazioni del tema logistico con tutto il tema della sostenibilità del traffico e dell'inquinamento. Secondo appunto questo studio, il trasporto delle merci incide circa per un 20% sul traffico urbano e per il 30% sulle emissioni urbane di CO2. Quindi questo, come dire, è già il primo elemento, il primo campanello d'allarme che ci fa pensare, capire che il tema logistica e non solo logistica dell'ultimo miglio è un tema che bisogna affrontare in termini green, in termini di sostenibilità. Cosa vuol dire questo però? Ha un impatto sì sull'inquinamento e sulle emissioni di CO2 sul traffico, ma anche un impatto economico, insomma, che vogliamo positivo o negativo, non sto adesso io a esprimere un giudizio nel merito, perché come vedete anche in questo diagramma, in questo schema riassuntivo, ben 8% l'anno è l'aumento in termini economici appunto dell'impatto sull'economia mondiale della logistica, quindi anno per anno il tema logistico aumenta di un 8% in termini appunto economici. Quindi cosa vuol dire questo? Che sicuramente risulta indispensabile e fondamentale individuare un modello di gestione che sia efficiente, resiliente e sostenibile. Ovviamente questo, rispetto anche ai numeri che vi dicevo in premessa, perché deve essere uno sviluppo che deve essere anche in grado di preservare ovviamente la qualità dell'aria, della vita dei cittadini e di promuovere ovviamente anche l'efficienza del traffico, visto l'impatto che c'è anche sul traffico urbano, che è di circa un 20%. Altro elemento molto importante, anche qui, magari qualche anno fa della logistica si parlava solo, insomma, in termini prettamente negativi, no? Perché tutti avevamo in mente, no? I grossi centri di logistica dove entrano e escono ogni ora numerosissimi tir rumorosi e inquinanti, ma visti anche i numeri che vi ho detto,
È giunto il momento, e forse l'accelerazione del Covid aiuterà la spinta di questa questione, di definire anche una logistica che al tempo stesso sia definibile in termini di crescita economica, ma anche in termini di sviluppo della società, e questo ovviamente con un approccio sostenibile, resiliente, green, che vi ho detto in precedenza. Altro elemento molto fondamentale di cui ci dovremmo fare carico, noi, enti pubblici, i liberi professionisti, i tecnici, le istituzioni, perché ovviamente anche la programmazione, no, di dove andare a fare insediare questo tipo di attività è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto anche l'individuazione e la pianificazione delle cosiddette logistiche dell'ultimo miglio, di cui parleranno anche i relatori più nel dettaglio prossimamente, perché queste saranno sedi e localizzazioni sempre più prossime ai centri urbani, quindi sempre più prossime alla vita e allo sviluppo della società. È un elemento molto importante questo perché ovviamente in questi ultimi 2 anni c'è stata un'impennata, no, della diffusione dell'e-commerce, eccetera, eccetera, che però ha anche generato e sta generando una proliferazione di micro consegne a domicilio e una ovviamente oggettiva parcellizzazione anche delle spedizioni, perché di fatto tutto questo fenomeno ha sicuramente aumentato le diseconomie presenti nel ciclo distributivo, generando quindi un enorme flusso di veicoli commerciali, però che hanno un coefficiente di carico molto basso. Perché, se ci fate caso, gli operatori adesso sono molto più concentrati non tanto sul numero e sulla quantità di distribuzione, ma soprattutto sull'efficienza, cioè quello di distribuire entro le 24 ore, di far arrivare nelle nostre case, nei nostri punti di tiro, la merce ordinata. Ultima questione, questo secondo me deve essere un discorso che deve affrontare di più il mondo delle istituzioni, quindi dalla regione in giù, è che queste dinamiche di logistica che fino ad oggi sono considerati sviluppi prevalentemente produttivi, dovranno invece essere nel tempo gestiti come sviluppi prevalentemente, generalmente di tipo commerciale, perché io poi, non per far nome, ma faccio poi molta fatica adesso a distinguere tra un supermercato, un ipermercato, un centro commerciale e un centro di smistamento Amazon. Faccio fatica a distinguere se uno è un insediamento prevalentemente produttivo e l'altro è un insediamento prevalentemente commerciale. Ad oggi le norme ci dicono questo, perché molto spesso i centri commerciali, anzi no, molto spesso i centri commerciali sono individuati dalla pianificazione, dalle norme urbanistiche edilizie per funzioni commerciali, mentre invece gli insediamenti, ad esempio, di quelli che distribuiscono i nostri prodotti di e-commerce, sono definiti con funzioni prevalentemente produttive, e questo purtroppo anche con una disomogeneità di oneri e di urbanizzazioni e di tassazione che, come dire, incentiva una cosa e disincentiva quell'altra. Io, caro Francesco, avrei terminato, quindi vi ringrazio dell'invito. Rimarrò ovviamente collegato per seguire le interessanti presentazioni che saranno fatte successivamente. Caro Francesco, ti ridò la parola. Buona Grazie colla. mille, Grazie. Luca per questa tua introduzione che veramente ha colto, diciamo, e riassunto le due sessioni. Appunto, come dicevo, spazieremo e avremo diverse cose interessanti proprio sulla logistica di ultimo miglio. Adesso invece lascerei la parola a Lorenzo Dell'Erba di Città Metropolitana di Bologna, proprio per partire dal lato pianificazione. Ecco, Città Metropolitana di Bologna è l'ente che è stato responsabile del PUMS, un PUMS molto particolare, e in particolare Lorenza è quella colei che ha inserito e studiato maggiormente i centri di mobilità. Ascoltiamo il suo intervento, grazie. Buongiorno a tutti, grazie Francesco anche dell'opportunità di partecipare a questo webinar e partirei subito con la presentazione. E appunto, come giustamente tu introducevi,
I centri di mobilità nascono proprio nel piano urbano della mobilità sostenibili ed è un po' in questa visione anche di obiettivi e di target di un nuovo orientamento degli spostamenti sulla mobilità attiva e sul trasporto pubblico metropolitano che si inseriscono nella strategia più importante contenuta nel nostro piano, che è il trasporto pubblico metropolitano, pensato come un sistema integrato di reti. A partire dal servizio ferroviario metropolitano, per quanto riguarda la componente urbana, un sistema di linee tranviarie, per quanto riguarda il trasporto extraurbano, renderlo innovativo con 7 linee di Metrobus, che sono pensati come un servizio più veloce e confortevole nella logica del bus rapid transit, fino ad arrivare a quelli che sono poi i nodi di questa rete, che sono i centri di mobilità, che nascono proprio nelle stazioni dove il trasporto pubblico metropolitano prevede un aumento del servizio ferroviario con un treno ogni 15 minuti. E sono distribuiti appunto nel territorio metropolitano lungo le linee ferroviarie principali e molti di questi centri di mobilità hanno un ruolo importante anche perché diventano luogo di interscambio con le linee appunto Metrobus che citavo prima e sono a supporto anche di importantissime ciclovie che attraversano il nostro territorio. E alcuni di questi centri di mobilità sono chiaramente più concentrati nell'area urbana di Bologna, mentre più di 20 si trovano proprio a dare un ruolo nuovo ai territori, al territorio metropolitano, sia in pianura che, nel nostro Appennino, in montagna. E nascono, come dicevo, come abbiamo detto, nel piano urbano della mobilità sostenibile, quindi a supporto come nuove porte di accesso per il trasporto pubblico, ma anche come hub di supporto per la rete ciclistica e cicloturistica. E con l'approvazione anche del piano territoriale metropolitano, i centri di mobilità acquistano un ruolo anche importante e consolidato per quanto riguarda lo sviluppo urbano, perché proprio in questo piano viene consolidato l'ambito di influenza, l'ambito di progetto dei centri di mobilità che deve essere pari a circa un raggio di 500 metri intorno alla stazione ferroviaria. E qui vedete un inquadramento delle carte proprio del piano territoriale metropolitano in cui si vede come quest'area di 500 metri in realtà comprende una grossa fetta del nostro territorio e va ad influenzare sia lo sviluppo urbano nella carta della struttura, ma anche tutto il tema delle reti ecologiche. E in questo schema un po' abbiamo voluto cercare di spiegare come il centro di mobilità non sia più solo la stazione, ma sia un insieme di luoghi e un'interazione importante con il contesto di inserimento nel quale appunto ci sono più luoghi, quindi è un insieme di luoghi. C'è lo spazio pubblico, ci sono gli spazi di sosta, ci sono i percorsi pedonali, ci sono i percorsi ciclabili, ci sono quelle funzioni che possono essere utili sia alla comunità che ai viaggiatori, senza dimenticare anche il tema dell'informazione. Qui vedete appunto i primi 2 centri di mobilità che stiamo portando avanti, grazie ai fondi delle opere prioritarie. Stiamo chiudendo questi 2 progetti proprio di fattibilità tecnica e economica. Sono Vergato e Castel San Pietro, i primi 2 scelti volutamente in 2 contesti territoriali molto diversi. Vergato, lo sapete, è nella nostra montagna, diciamo, mentre Castel San Pietro Terme si trova in un contesto, di pianura e anche, più extraurbano, come inserimento, questo è appunto il primo schema, il primo atto progettuale, ossia quell'area di 500 metri che vedevamo prima si conforma e prende e va a toccare anche ampliandosi l'area di intervento rispetto allo specifico contesto. Per Castel San Pietro non si poteva non ragionare in termini di connessione sia col centro abitato sulla Via Emilia, ma anche con l'importante polo produttivo di San Carlo. Per Vergato, vista la sua conformazione urbana, andare a collegare anche, per esempio, le scuole che si trovano più a nord e anche a qualificare la zona del fiume.
E come abbiamo lavorato? Siamo partiti con un lavoro molto importante di redazione delle linee di indirizzo per la progettazione dei centri di mobilità, grazie a un protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto proprio con RFI. Queste linee di indirizzo sono state poi anche approvate con atto del sindaco dal nostro ente. Abbiamo lavorato creando un gruppo interistituzionale anche col Comune di Bologna, la Regione ed SRM e siamo riusciti a portare avanti questo documento cercando soprattutto di lavorare sulla metodologia d'approccio per la progettazione. E tenendo chiaramente dei punti fermi sui principi progettuali, andandoli a individuare insieme, primo in assoluto il tema dell'accessibilità universale, perché nessun luogo può essere realmente attrattivo, e in particolare un centro di mobilità, un luogo di scambio urbano, intermodale, come si conta, senza che sia realmente accessibile. E chiaramente i temi dell'identità locale, perché ogni centro di mobilità deve inserirsi nel contesto e rispondere alle esigenze specifiche di quel contesto urbano o extraurbano, e i temi della riconoscibilità, sempre della sicurezza, ma anche appunto della sostenibilità ambientale, andando a fare scelte progettuali anche che siano conformi ai CAM e anche una sostenibilità che vada a toccare anche la comunità sociale. E un lavoro importante che abbiamo voluto definire linee di indirizzo per la progettazione è stato anche tutto il tema dell'analisi che va fatta sul territorio, che deve essere multidisciplinare e andare a indagare più tematiche, a partire dal tessuto demografico, sociale, economico, nonché chiaramente l'offerta di reti di mobilità, le previsioni urbanistiche. E il documento delle linee di indirizzo è proprio stato organizzato per la parte che individua gli interventi e le dotazioni che devono essere implementate nei centri di mobilità per componente di mobilità, a partire dalla mobilità attiva, per la quale viene dato il primo posto per l'accessibilità, subito dopo chiaramente il trasporto pubblico, per poi arrivare anche alla mobilità innovativa, chiaramente anche la mobilità motorizzata, che in alcuni centri di mobilità che si trovano in contesti extraurbani è fondamentale garantire anche l'interscambio con l'auto. È stato dato un ruolo importante alla progettazione del verde, non più in un'ottica ormai superata di arredo urbano, ma in un'ottica invece di miglioramento delle condizioni microclimatiche, di contrasto ai fattori climalteranti, di gradevolezza e piacevolezza, senz'altro anche del contesto di inserimento, fino ad arrivare anche proprio all'individuazione dei servizi che devono essere attivati nei centri di mobilità, sia per la comunità che per l'attesa. E questo è un po' il quadro sinottico che chiude le linee di indirizzo, in cui per ciascun centro di mobilità è stato dato già un livello di intervento, come desiderata, diciamo, come obiettivo, andando a collegarci appunto per ciascun livello gli interventi necessari da valutare in fase di progettazione. Qui appunto, come vi dicevo, siamo partiti da Vergato e Castel San Pietro Terme, abbiamo cercato di creare un gruppo di lavoro multidisciplinare, dando un incarico a uno studio di ingegneri che ha creato un gruppo di lavoro composto da architetti, urbanisti, architetti anche specializzati nella progettazione partecipata, che ha avuto un ruolo fondamentale in questi processi, ma anche competenze più trasversali come economista, sociologo, esperto in strumenti finanziari, per agganciare questi progetti a una reale sostenibilità economica e sociale. E questi sono un po' gli obiettivi che ho già un po' citato, che richiamano quelli dell'indirizzo. Ribadirei, forse è stato meno sottolineato, il tema della rigenerazione, perché appunto in queste aree di pertinenza, questi 500 metri di centri di mobilità, sono proprio ambiti prioritari di rigenerazione, come normato dal piano territoriale metropolitano, e quindi tutti quegli interventi che possono migliorare, riqualificare edifici esistenti e spazi pubblici esistenti sono al centro di questa progettazione. Qui adesso andrei un po' veloce, c'è un po' una carrellata di quello che è stato fatto fino ad oggi rispetto ai due centri di mobilità. Per Castel San Pietro Terme, come vedete, adesso questa è
un'immagine che riprende il territorio abbastanza larga e ampia, proprio perché il ragionamento è stato fatto in modo ampio, individuando un sistema di interventi che andasse a collegare la parte fluviale, ma anche, come dicevo prima, anche la parte di centro abitato sulla Via Emilia e l'ambito produttivo. Quindi un ragionamento ampio di accessibilità e di quali interventi possono ricadere nel centro di mobilità. E questo è uno schema, sempre per Castel San Pietro, di quelle che potrebbero essere i nuovi itinerari di accesso, anche a seguito di interventi importanti infrastrutturali che sono stati già programmati. E quello che vedete in rosso è il nuovo accesso del trasporto pubblico che verrebbe a interessare solo il fronte, diciamo, sud della stazione, quindi andare a interscambiare in diretta corrispondenza della stazione. E quello che vedete in azzurro sarebbe il nuovo corridoio, per la mobilità attiva, in cui potranno accedere principalmente solo i residenti e valorizzando, un collegamento più diretto con la bici e a piedi. Questo appunto, qui sono delle prime suggestioni, anche perché è previsto un ampliamento del parcheggio, probabilmente su più livelli, con una struttura green che va a integrarsi anche con la zona verde che verrà riqualificata a parco pubblico, con degli specchi d'acqua a fronte stazione e il recupero di alcuni edifici RFI con funzioni pubbliche. E questa è una prima suggestione di quell'asse che vi dicevo di Via Gramsci, che verrà ripensato a piattaforma unica per la mobilità attiva. Qui un dettaglio della progettazione più vicino alla stazione, in cui si vede la nuova area di interscambio per il trasporto pubblico. Questo è uno degli edifici che vi dicevo di RFI che verrà riqualificato con usi pubblici per la Proloco e sarà collegato in particolare al parco pubblico. Questo invece è il progetto della nuova velostazione, che riprenderà sempre un edificio RFI attualmente in disuso e verrà leggermente ampliato in modo tale da garantire anche per le bici un luogo protetto e sicuro. Questo invece è Vergato, anche qui vedete il sistema degli interventi parte con una visione larga sul territorio, dove sono le scuole, dove sono i centri sportivi, dov'è l'ospedale, come arrivo da questi spazi alla stazione, da queste funzioni alla stazione e da lì si parte poi con il sistema degli interventi. Vergato è molto, ha l'opportunità fondamentale di essere attraversata dalla ciclovia del Sole, che sarà a breve realizzata, il progetto esecutivo è già stato concluso e tangerà proprio la via della stazione ferroviaria e quindi con questo tema centrale ha dato luogo anche alla possibilità di riusare, dove vedete il numerino 16, un edificio oggi in disuso, per creare un bike hotel o al piano terra uno spazio di sosta per le bici. E andare a riqualificare anche l'area dell'autostazione, Vergato è uno dei terminal più importanti per il trasporto pubblico metropolitano, oltre a generare una serie di connessioni legate anche alla parte più fluviale, come dicevo prima, e percorsi sicuri per il raggiungimento delle scuole. Qui vedete una suggestione quando appunto sarà realizzata la ciclovia del Sole. Qui un po' il progetto che va anche a creare una serie di elementi di copertura dalla stazione fino all'autostazione e fino al nuovo innesto anche di questa nuova funzionalità legata alla ciclabilità e in particolare la strada d'accesso dalla stazione alla piazza principale è stata pensata e proposta anche questa come piattaforma unica, andandola a mettere a senso unico e eliminando chiaramente la sosta, riorganizzandola e creando un corridoio per bici e piedi almeno di 5 metri, nel quale si possono muovere come nuovo corridoio d'accesso dalla stazione al centro abitato. Questi sono un po' gli ingredienti della piattaforma unica, quindi dell'intervento di rigenerazione sulla strada, con sedute, luce, pavimentazioni differenziate, anche vegetazione, appunto come dicevo il tema del verde che è centrale, soprattutto per l'ombreggiamento e la qualificazione degli spazi.
Abbiamo portato avanti per un paio di settimane un test pilota andando a simulare questo intervento di riqualificazione a piattaforma unica, semplicemente mettendo delle piante e cercando di dare più spazio appunto alla pedonalità. E subito, immediatamente, come vedete, adesso appena si dà poi spazio ai pedoni o ai ciclisti, lo spazio viene preso e viene occupato, e quindi questo ha fatto sì che, al di là delle prime perplessità su cui dobbiamo ancora lavorare dei commercianti, è stato immediatamente percepito come spazio da usare. Concludo con questa diapositiva. E tutto questi progetti di fattibilità che stiamo portando avanti sono stati accompagnati da un'intensa attività di partecipazione, proprio perché sono progetti che devono rispondere alle esigenze di mobilità di un contesto territoriale molto specifico, e abbiamo investito su questo tema tempo, energie, incontri, e ora questo processo di partecipazione si è concluso con questo test pilota che vi facevo vedere prima, e lo abbiamo portato avanti sia a Vergato che a Castel San Pietro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Lorenza, molto Spero di essere stata interessante. nei tempi, forse Sì, non. assolutamente, avevamo qualche minuto regalato da Luca, quindi assolutamente. Ricordo a tutti quelli che ci ascoltano che se vogliono possono già scrivere le loro domande nella chat, ma lasceremo appunto gli ultimi 15 minuti per porle ai relatori. Adesso appunto lascio la parola, introduco per l'aeroporto di Bologna Barbara Melotti, che è la Mobility Manager, e Dora Ramazzotti, che lavora alla segreteria dell'aeroporto, quindi che ci presenteranno appunto per la parte aerea. Si parla molto, ecco, dell'importanza di come anche rilanciare, ecco, gli aeroporti, che sicuramente sono quelli che hanno sofferto maggiormente la crisi negli ultimi 2 anni, e sicuramente l'aeroporto di Bologna ha fatto in modo di riavvicinarsi alla città. Ecco, lascio loro presentare gli interventi che hanno portato avanti in questi anni. Grazie Francesco, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono appunto qui con Barbara Melotti, la nostra Mobility Manager. Partirò io velocemente con qualche slide. Io sono Dora Ramazzotti, appunto lavoro per l'aeroporto di Bologna, mi occupo di segreteria corporate e di attività corporate in generale, ma anche degli affari generali e dei progetti europei. E proprio in questa ottica è iniziata la collaborazione con la nostra Mobility Manager, che dopo presenterà le altre slide, proprio in ottica di sostenere la multimodalità, o comunque agevolare lo scambio intermodale all'interno del nodo aeroportuale, proprio perché è un nodo naturale in cui lo scambio modale dovrebbe avvenire appunto senza rotture. Procedo pian piano. Si vede lo schermo? Lo vedete? Sì, confermo che si vede solo, forse è una visualizzazione più piccola, potete mettere visualizza tutto, però comunque si vede, ecco. Comunque sì, dovrebbe essere scritto abbastanza grande. Sì, Vediamo si vede. se riusciamo a proseguire così. Il nostro primo obiettivo, comunque appunto Francesco, come giustamente hai detto, è il rilancio della città e delle attività, e quindi Bologna come destinazione sostenibile. E questo obiettivo generale si compone di tanti aspetti, dei diversi aspetti. È il ruolo che può giocare l'aeroporto, ovviamente, all'interno di questo quadro più ampio, è proprio quello di porta d'accesso al nostro territorio. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su mobilità e sostenibilità. In particolare abbiamo provato ad attivare il meccanismo del nudge, ovvero quello della spinta gentile,
Aeroporto quindi si è assunto un po' il ruolo di architetto delle scelte, è una teoria economica che è stata recentemente anche premiata, insomma, ed è stata arrivata molto in evidenza proprio per innescare dei cambi comportamentali presentando delle scelte sostenibili e comunque sostenibili nel lungo periodo e come scelte più semplici anche per i soggetti che devono effettuarlo. Quindi il ruolo dell'aeroporto come prima cosa, ci dice che noi siamo appunto un punto, un nodo strategico e che quindi la multimodalità, proprio nell'ottica in cui ne stiamo parlando oggi, deve essere sostenuta e spinta, proprio innescando un'alleanza con tutte le modalità di trasporto, perché raggiungere l'aeroporto in tanti modi accontenta un po' tutte le scelte e tutte le sensibilità e quindi tutta questa serie di trasporti devono essere integrati e facilitati nella loro, come dire, azione congiunta e sinergica e soprattutto devono convivere all'interno di un unico nodo multimodale. Tutto questo viene a, come dire, ci viene anche richiesto sia dai nostri stakeholders che sono ovviamente sparsi su tutto il territorio e nelle più ampie categorie, sia all'interno dell'aeroporto che nel territorio, ma anche dai nostri shareholders, per esempio, perché ovviamente un buon andamento dell'aeroporto, che ha anche molti soci pubblici nella sua compagine sociale, come dire, risponde a un'esigenza anche di indirizzo verso obiettivi di sostenibilità e politici che vengono spesso, insomma, fissati e quindi l'aeroporto deve fare la sua parte per aiutare a raggiungerli. Velocemente, questo approccio è anche buono per lo sviluppo sostenibile e quindi la nostra strategia è stata integrata nel 2019 proprio nell'ottica della sostenibilità. All'inizio del 2021 è stato anche costituito un comitato di sostenibilità all'interno dell'azienda che dialoga anche con i nostri comitati e con il consiglio di amministrazione, di cui Barbara ed io facciamo parte, proprio che ha analizzato tutte le varie tematiche con i consueti pillar, planet, people e profit o prosperity, se vogliamo dire anche così. Cedo la parola a Barbara. Nell'ambito proprio di questa mobilità sostenibile, noi siamo voluti partire con una prima sperimentazione rivolta verso i dipendenti non solo della società di aeroporto di Bologna, della società di gestione, ma di tutta la comunità aeroportuale, quindi di tutte quelle aziende che gravitano all'interno del sedime. Praticamente abbiamo messo in piedi un pilota di MAS per tutti i dipendenti della comunità aeroportuale. Abbiamo fatto un vero e proprio progetto che abbiamo chiamato Muoviamoci. Siamo partiti in un periodo un po' sfortunato perché siamo partiti nel febbraio del 2020, un mese prima praticamente che partisse la pandemia. Siamo partiti da un'analisi delle esigenze di quelli che erano i dipendenti della comunità aeroportuale, quindi di uno studio delle loro residenze anagrafiche e dei metodi di trasporto che già utilizzavano e anche degli orari, perché la maggior parte dei dipendenti di aeroporto sono dipendenti turnisti, quindi hanno orario sparso nelle 24 ore e 7 giorni su 7. Abbiamo capito che un'unica soluzione non sarebbe stata sufficiente, quindi bisognava veramente fare un primo passo verso l'integrazione multimodale e quindi abbiamo cominciato delle interlocuzioni con tutti gli operatori di trasporto e gli enti locali e siamo arrivati a riuscire ad offrire ai dipendenti un abbonamento di MAS che comprendeva innanzitutto tutte le linee urbane, extraurbane e suburbane dell'area di Bologna. Questo utilizzando appunto la piattaforma Mi Muovo,
Però abbiamo unito a questo anche tutta la rete di SFM, quindi permettendo anche a persone che venivano da località un pochino più lontane della città metropolitana di arrivare al centro di Bologna con un tempo molto ragionevole. Nella foto vedete Dora che arriva dalla stazioncina di Bologna San Vitale. Anch'io utilizzo questo abbonamento, arrivo dalla stazione di Cadell'Orbo, che è una stazione un pochino, sembra un pochino una stazione del Far West in mezzo alla campagna, però riesco benissimo ad arrivare a cambiare le mie modalità di spostamento utilizzando i mezzi pubblici. Questo ovviamente ci ha aiutato anche il fatto di avere poi dalla stazione all'aeroporto un mezzo che ci permette, al di là appunto delle problematiche che ci possono essere state in questo primo anno di avvio, ma che permette veramente un cambio disruptive nella modalità di spostamento, perché il collegamento da stazione aeroporto in soli 7 minuti, sommati all'integrazione con gli altri mezzi, quindi SFM, oppure bus urbani extraurbani, ma anche biciclette o piedi per raggiungere la stazione, hanno permesso di fare cambiare modalità di spostamento a molti dipendenti. E a questo però, pensando soprattutto ai dipendenti turnisti che magari devono arrivare in turno di notte o di mattina presto, quando nessun mezzo pubblico è attivo, abbiamo unito nello stesso abbonamento un pacchetto di minuti del car sharing elettrico corrente. Quindi abbiamo messo a disposizione un certo numero di stalli vicino al terminal, in modo che potessero essere utilizzati già all'interno dell'abbonamento integrato, ma anche aggiungendo ulteriori minuti per chi ne aveva bisogno. Quindi una grandissima, diciamo, possibilità di utilizzare mezzi diversi con un solo abbonamento. E questa cosa ovviamente è anche a disposizione, il fatto di avere un piccolo hub di corrente in aeroporto a disposizione anche dei passeggeri. Questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che potesse essere in un unico abbonamento anche il costo per il dipendente molto inferiore a quella che è la somma algebrica, la somma matematica dei diversi abbonamenti. Oltretutto, l'aeroporto di Bologna ha anche incentivato ulteriormente i suoi dipendenti pagando una parte dell'abbonamento e addebitandolo solo mensilmente in busta paga. Questo ci consente anche proprio di fare di adempiere anche ai nostri impegni verso la decarbonizzazione dell'aeroporto, quindi di vedere anche di sensibilizzare le persone all'utilizzo di mezzi più sostenibili e andare a calcolare e a dimostrare quanto ogni piccolo gesto possa contribuire a questo obiettivo più ampio. Prevediamo però di fare ulteriori passi, cioè di inserire in questo abbonamento anche per esempio il bike sharing, che può servire sia per raggiungere l'aeroporto per chi abita più vicino, ma anche per esempio per l'ultimo miglio. Molte persone utilizzano l'abbonamento andando in una stazioncina dell'SFM con la bicicletta, quindi facendo un pezzo in bicicletta e poi prendendo il mezzo pubblico. Addirittura abbiamo un collega che viene da Modena, quindi andava in bicicletta fino alla stazione di Modena, prendeva il treno e poi il People Mover. E vorremmo anche inserire la possibilità nell'abbonamento di usufruire anche di unire nello stesso abbonamento anche il pezzo delle ferrovie. Ovviamente tutto questo si può
può essere poi anche replicato anche sui passeggeri. Quindi una volta studiati i modelli e la compatibilità dei vari biglietti integrati, questo potrà essere replicato anche su tutti i nostri passeggeri. E a questo si unisce anche l'unione del nostro hub multimodale con le ciclabili della città. Quindi abbiamo in corso la progettazione di due tratti di ciclabile che ci andranno a unire all'Eurovelo 7, quindi alla ciclovia del Sole, che può essere vista come un grande miglioramento per tutti le persone che vengono già a lavorare in bicicletta, ma anche per i turisti, che sono veramente tanti, che arrivano a Bologna con la loro bicicletta e che potrebbero avere a disposizione anche delle infrastrutture, per esempio in prospettiva una ciclofficina per sistemare la bicicletta dopo il loro viaggio, per poter depositare il contenitore e partire verso nord o verso sud sulla ciclovia del Sole. Ovviamente tutto questo fa parte anche di impegni e di accordi con gli enti territoriali e un pezzo di questa ciclabile sarà all'interno della fascia boscata che l'aeroporto nei prossimi mesi andrà ad implementare a nord dell'aeroporto, sempre per entrare appunto in questi piani di sostenibilità, e di coinvolgimento del territorio nelle nostre azioni, e un altro pezzo appunto andrà, parallelo alla via Triumvirata, ad unire, con la via Emilia, e sarà perfettamente, collegato, direttamente con l'aeroporto. Già da quest'anno comunque siamo partiti nei confronti dei nostri dipendenti aderendo al progetto del comune sul bike to work. Abbiamo avuto molte persone che hanno aderito a questo progetto e sono venute a lavorare in bicicletta, ottenendo un incentivo al chilometro che gli è stato riaccreditato in busta paga. E inoltre, per dare un ulteriore incentivo, al termine del progetto, che è finito a settembre, abbiamo dato ai dipendenti la possibilità di avere un prezzo ulteriormente agevolato per acquistare l'abbonamento integrato. Quindi integrare nel mese in cui la stagione era meno favorevole in mezzo pubblico a quello che era il comportamento, diciamo, di utilizzare la bicicletta nei mesi più favorevoli. Oltre a questo, appunto, si sta insieme con il consorzio ICOR, che comprende l'Università di Reggio Emilia e Modena e di Bologna. Si stanno facendo uno studio dei flussi passeggeri proprio per vedere quali sono le diverse esigenze dei flussi verso la città e quali sono le esigenze di accessibilità dei nostri dipendenti e dei nostri passeggeri. Chiudo io con l'ultima slide. Questa prospettiva multimodale dell'aeroporto come nodo e poi anche per i temi di questa settimana, insomma, volevo porre l'attenzione del fatto che la progettazione comunque di hub multimodali deve sempre tenere presente che spesso queste infrastrutture fanno parte di una rete di reti e che quindi è molto importante avere percezione, poter prevedere e, come dire, riuscire a gestire gli effetti a cascata di possibili minacce fisiche o attacchi informatici che possano compromettere una delle reti che fanno parte,
di questo sistema. E quindi come aeroporto di Bologna abbiamo partecipato al progetto Precinct, che è un progetto che si è avviato ai primi di ottobre, e insieme all'EPIDA, ITL, l'Istituto Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna, faremo un living lab, cioè, ovvero un laboratorio di simulazione dove saremo chiamati a simulare degli eventi, anche in questo caso, che possano minacciare la nostra business continuity e quindi trovare delle soluzioni possibili proprio in ottica di applicazione di queste tecnologie, questi software di simulazione agli hub multimodali, come infatti noi siamo. Questo è il progetto e durerà 2 anni e terminerà a settembre 2023. È tutto. Grazie mille, davvero appunto food for thought, ci avete dato tanti spunti e sono molto interessante anche tutto il lavoro che state facendo. Molte volte appunto si pensa all'aeroporto solo per i passeggeri, invece insomma è importante ecco, questa visione verso anche i dipendenti, quindi molto utile anche per tutti i partecipanti che comunque fanno parte di aziende che adesso avranno l'esigenza appunto del mobility manager e quindi sono assolutamente spunti molto, molto interessanti. Adesso appunto darei la parola a Francesco Pasquale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, per una prospettiva un po' più sul futuro. Infatti Francesco parlerà del progetto europeo Ride to Autonomy, dove la stazione Medio Padana è un hub per la sperimentazione di un shuttle autonomo verso appunto l'azienda Max Mara. Francesco, grazie, a te la parola. Grazie a voi, buongiorno. Come ha introdotto Francesco Guaraldi, farò una brevissima presentazione di questo progetto pilota chiamato Ride Autonomy. Sto condividendo lo schermo, datemi conferma che. Confermo che vediamo il tuo schermo, devi aprire ancora il PowerPoint. Ecco. Benissimo. Come appunto vi è stato introdotto, questo è un progetto pilota finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma Innovation, in cui Unimore è l'unico partner italiano insieme ad altre 9 università del resto d'Europa. Il nostro pilot si svolge appunto a Reggio Emilia e si tratta di una sperimentazione per la risoluzione del cosiddetto ultimo miglio, come è già stato citato, nel commuting dei dipendenti del campus di Max Mara, che è uno dei partner del progetto e che mette a disposizione sia i propri dipendenti come cavie, tra virgolette, per questa sperimentazione proprio per risolvere i loro spostamenti. Molti di loro vengono anche da fuori Reggio Emilia, quindi dalla stazione Alta Velocità Medio Padana fino all'ingresso del campus. Utilizzeremo un veicolo prodotto da Local Motors, questa navetta chiamata Holly, ma quello che mi preme sottolineare è come in questa sperimentazione, più che la sfida tecnologica che Unimore affronta su tanti altri campi, a partire dall'ambito racing, qui si tratta di una sperimentazione su quelle che sono lo scenario di un'applicazione in ambito urbano di queste tecnologie, con tutte le implicazioni che ci sono dal punto di vista della sicurezza, della normativa, delle autorizzazioni, delle assicurazioni e via dicendo. Questa è un'immagine aerea che
mostra in prospettiva quale sarà il tragitto della navetta. In primo piano c'è appunto il campus Max Mara e sullo sfondo la stazione Mediobadana. È un tragitto di circa 2,5 chilometri che lo shuttle compirà con quattro corse giornaliere, due al mattino e due al pomeriggio in orario di uscita dagli uffici. Ha alcune complicazioni dal punto di vista puramente operativo, come queste rotatorie che vedete lungo il percorso, anche di diametro piuttosto ampio, quindi con differenziali di velocità importanti tra il veicolo e il resto del traffico. Ed è per questo che è stata particolarmente preziosa la collaborazione del Comune di Reggio Emilia nel creare quel database di informazioni sui flussi di traffico che insistono appunto su quest'asta. A cui è seguita una campagna di rilievo per l'identificazione di punti critici come quelli appunto di sosta e di inversione della marcia. Qui vediamo quello che sarà appunto dalla stazione Mediopadana. Qui invece abbiamo delle immagini del campus Max Mara, che è invece l'altra destinazione. Il progetto è stato avviato nell'aprile di quest'anno e si concluderà a luglio del 2022. Abbiamo già fatto una presentazione statica del veicolo durante la settimana europea della mobilità di settembre. Ci troviamo al momento nel mezzo della fase autorizzativa, che è forse quella più critica in tutto il percorso, per realizzare la sperimentazione nella sua fase operativa per 2 mesi, presumibilmente ci auguriamo tra aprile e maggio, in modo da poter avere un resoconto anche di riscontro da parte non solo degli utenti, che saranno un gruppo piuttosto limitato necessariamente, con una sperimentazione che può partire immediatamente da un servizio pubblico e quindi avrà un target user abbastanza limitato, ma andrà a indagare anche su quelle che sono le percezioni della presenza di questo veicolo anche da parte degli altri utenti della strada, in modo da avere un riscontro incrociato sia del user acceptance, user experience da parte dei fruitori, ma anche del resto del traffico, perché sappiamo bene che questo tipo di tecnologie non sostituiranno quelle attuali in un lasso di tempo limitato, ma ci sarà un periodo che al momento nessuno può dire quanto durerà, però di latenza delle due tecnologie, per cui dovranno convivere nel traffico. Qualcuno propone che ci siano zone dedicate solo alla guida autonoma, altre strade stanno come questa, stanno provando la sperimentazione di traffico misto. Però, come introdotto all'inizio, il tema va ben oltre la tecnologia del veicolo stesso, che pure è una precondizione per pensare a questo tipo di servizi, ma è soprattutto un test alla piccola scala, come detto, sia per numero di utenti, sia per brevità del tragitto, ma che incomincia a farci confrontare con tutta una serie di questioni che sono comunque importanti tanto quanto la tecnologia per arrivare alla possibilità di offrire un servizio effettivamente sicuro al pubblico più ampio e su una scala più larga. Speriamo quindi di riuscire a presentare i risultati di questo progetto al prossimo Motor Valley Fest, che si svolgerà come ogni anno a luglio a Modena. Questo è un breve elenco delle persone che hanno lavorato al progetto. E quindi,
Per il momento io vi ringrazio e interrompo la mia presentazione. Grazie mille, Francesco. Appunto, secondo me hai dato una bella prospettiva anche appunto sulle difficoltà, ecco, che fare innovazione comporta, soprattutto su questi ambiti di mobilità. Adesso appunto darei la parola a Simona Larghetti di Velostazione Dinamo, che ci parlerà appunto di un modo di muoversi forse più antico, ma con meno difficoltà forse sempre dal punto di vista amministrativo, e ci racconterà appunto le Buongiorno, mi sentite, mi vedete? Sì. E non sento più Francesco Guaraldi. Nemmeno noi, ma non importa, procedi pure. Io non sento più, scusate, Simona, a te la parola. Eccomi, sì, stavo caricando la mia presentazione, la vedete? Sì, adesso sì. Okay. Grazie per questo invito. Io sono Simona Larghetti, mi occupo di progettazione di servizi per la mobilità ciclabile, in particolare con la Velostazione Dinamo. Quindi, insomma, la nostra azione negli anni si è strutturata proprio su allora vediamo, eccoci, su come costruire luoghi dove offrire servizi per la mobilità ciclistica. È vero, come ha detto Francesco, la bicicletta è un mezzo antico, ma in realtà è stata progettata più o meno insieme all'automobile. Negli anni ha avuto anche un'evoluzione tecnologica, diciamo che possiamo paragonare a quella dell'automobile, infatti rimane uno dei mezzi, anzi il mezzo più efficiente in assoluto in termini di proprio efficienza fisica, cioè a parità di energie consumate la massa che sposta è molta di più in rapporto. Quindi la bicicletta è alleata soprattutto negli spostamenti urbani, quelli inferiori a 5 km, che in Italia sono circa il 60% degli spostamenti totali che avvengono nel nostro paese, quindi parliamo di una quota molto, molto sostenuta, ovviamente mi riferisco alle città. Quindi a che cosa ci serve una velostazione in quella che può essere una città come Bologna, ma appunto per fortuna le velostazioni grazie anche a vari passi avanti legislativi sono entrate anche nelle linee guida della ciclabilità, sono finanziate, adesso c'è una linea di finanziamento sia regionale che del ministero, quindi sempre di più si stanno diffondendo. Ma le velostazioni che cosa sono? A cosa servono? Soprattutto a offrire servizi a chi pedala, perché la bici, come così qualunque altro veicolo, ha bisogno di parcheggio, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di accessori, ha bisogno di assistenza. La velostazione in Italia, appunto la prima è quella che abbiamo aperto noi a Bologna nel 2015, Velostazione Dinamo, ma si sono affermati anche tanti modelli diversi tra di loro. Diciamo quello più diffuso in Italia è quello del parcheggio custodito, che spesso si risolve in un gabbione con una tessera per entrare, modello che personalmente penso che non sia, diciamo, quello più efficace in un contesto dove la ciclabilità è qualcosa anche da promuovere. Quindi dobbiamo ragionare se quello di cui abbiamo bisogno quando noi andiamo a progettare la nostra velostazione è effettivamente quello di offrire dei servizi commerciali, quindi appunto io do un servizio, l'utente lo paga e c'è uno scambio commerciale, oppure quello che invece è più raffrontabile, diciamo, a un servizio di pubblica utilità, come ad esempio il trasporto pubblico. Questo dibattito c'è stato per esempio anche sui servizi di bike sharing, che
In alcune città sono sostenuti dalle amministrazioni, in altre sono frutto dell'iniziativa privata di un'impresa. Dobbiamo appunto ragionare. Questo ragionamento spesso non viene fatto. Adesso, appunto, anche grazie a queste linee di finanziamento, è tutto un fiorire di velostazioni di qua, velostazioni di là. Ma con che principio pensiamo di volerle creare? Cioè, a chi vogliamo offrire questi servizi? Perché magari manca qualcosa sul mercato. A noi adesso appunto che ci occupiamo anche di supportare le amministrazioni nella progettazione di questi servizi, spesso ci rendiamo conto che in alcuni contesti non c'è neanche il negozio, la bottega, diciamo, di riparazioni, che magari in una città come Bologna ce ne sono da sempre tantissime, in contesti più piccoli manca anche proprio il servizio di riparazione. Ma dobbiamo appunto partire da ancora prima, cioè al di là di quello che offre il mercato, noi dobbiamo capire se l'obiettivo del nostro centro di servizi è quello di rispondere a una domanda di mobilità, quindi come può essere il caso, diciamo, di Bologna. Noi abbiamo tante persone che vanno in bici e che cercano un parcheggio custodito perché il fenomeno dei furti è un forte deterrente. Oppure dobbiamo crearla questa domanda di mobilità. Questo magari può valere per città dove la bicicletta è ancora poco usata, ma in realtà vale anche per città dove è già usata, ma vogliamo incrementarla. Cioè, non andiamo solo a offrire dei servizi, ma andiamo anche a creare dei veri e propri luoghi di comunità che possono essere animati dalle associazioni locali, non solo associazioni, diciamo, che si occupano di bicicletta, come può essere la FIAB, come possono essere altre associazioni locali, ma parliamo anche di associazioni magari ambientaliste, associazioni che si occupano di presidio del territorio, gruppi informali di cittadini, eccetera. Questo ci aiuta a creare una domanda di mobilità, cioè a diffondere la cultura della bicicletta, a dargli un'immagine positiva, a creare un fenomeno di imitazione di comportamenti di un gruppo sociale di riferimento, che poi è esattamente il meccanismo più efficace nel processo di social change. Cioè, spesso noi andiamo a ragionare su un'offerta tecnica, no? Cosa tecnicamente serve alle persone, quando in realtà quello che dovremmo ragionare prima di tutto è cosa vogliono le persone in base a quali stimoli. E spesso appunto gli stimoli vengono dall'imitazione di persone che noi sentiamo affini a noi. In questo senso la creazione di una comunità è molto importante. Ma una volta che abbiamo chiaro che cosa dobbiamo fare, quindi se dobbiamo sollecitare una comunità esistente oppure rafforzarla o crearla da zero, quali sono i bisogni, appunto siamo in un contesto dove ci sono molti furti, quindi il parcheggio custodito è molto importante, oppure siamo in un piccolo contesto, il parcheggio custodito non serve, basta un parcheggio anche gratuito, ma confortevole. Ma una volta che abbiamo stabilito questi punti, dobbiamo anche progettare la gestione di questo servizio, perché normalmente in Italia noi ragioniamo, no, con società di servizi che si occupano tecnicamente delle gestioni, no? Come può essere la società di trasporto pubblico o quelle che gestisce il parcheggio custodito delle automobili. Ma se noi dobbiamo invece ragionare su un contesto di comunità, la gestione, le caratteristiche che deve avere un gruppo, una società, un soggetto giuridico che va a gestire questo spazio sono un po' diverse e richiederanno competenze trasversali che riguardano sia i servizi, quindi faccio un esempio, appunto questo è il gruppo che ha fondato la velostazione Dinamo che vedete nella foto, ci sono dei meccanici, ci sono delle persone che parcheggiano, ma ci sono anche dei webmaster, ci sono dei progettisti. Di sistemi software, perché noi abbiamo dovuto creare anche un software per gestire il servizio visto che non esisteva. Ci sono io appunto che mi occupo di comunicazione, marketing, c'è chi fa progetti, eccetera. Quindi le competenze richieste sono appunto molto varie tra di loro. Dobbiamo anche capire nel contesto in cui agiamo, che cosa noi vogliamo raggiungere in base alla pianificazione che la pubblica amministrazione ha fatto, cioè la velostazione è inserita in una pianificazione. Adesso appunto ci sono i PUMS, ci sono i piani urbanistici, le grandi città hanno i PGTU. Qual è il ruolo,
che noi vogliamo dare alla pubblica amministrazione rispetto alla creazione di una velostazione, cioè vogliamo fare in modo che l'amministrazione trovi dei locali e poi l'affidi a un soggetto del terzo settore, oppure farà proprio un appalto per l'affidamento di un servizio come si fa appunto per il servizio di trasporto pubblico, ad esempio, oppure la tratterà più come una questione culturale e quindi magari farà un bando per le libere forme associative di tutt'altra natura. Queste un po' sono le variabili che noi dobbiamo considerare quando pensiamo di creare un centro servizi di questo tipo. A questo punto dobbiamo appunto andare dentro al processo di progettazione nel contesto in cui ci troviamo, quindi analizzare i dati, quante persone si spostano in bicicletta, quindi di che pubblico potenziale stiamo parlando, indicatori qualitativi, quindi fare delle interviste, fare dei focus group, vedere qual è l'approccio delle persone nei confronti della bicicletta, è un mezzo diciamo che usa chi non ha la macchina, per capirci, o chi ha fatto magari una scelta di vita che porta con sé dei valori, che ha degli obiettivi anche etici e ideali. Ecco, queste sono un po' le cose da indagare. Bisogna chiaramente interrogare i portatori di interesse, quindi tutto il tessuto cittadino, sociale, imprenditoriale, capire se esistono già dei soggetti interessati a questo, e poi capire sul territorio chi appunto andrà a gestire questo spazio. Quindi, una volta che abbiamo individuato un modello di servizi, un modello di gestione, quindi quali sono i servizi che ci mettiamo dentro, chi li gestisce, dobbiamo avviare una sperimentazione. Quello che molto spesso in Italia non si fa è quello di darsi del tempo per sperimentare temporaneamente un servizio e poi, in base alla sperimentazione, magari fare un affidamento diretto di lungo periodo. Si tendono a fare bandi molto lunghi senza un precedente, e questo alle volte porta a non dare poi servizi efficaci, perché non abbiamo verificato, essendo appunto servizi innovativi, il bisogno di sperimentare, verificare delle ipotesi è molto importante, perché in ogni contesto possono andare diversamente le cose. Quello che funziona a Bologna potrebbe non funzionare a Milano, quello che funziona a Roma potrebbe non funzionare a Torino. Certo, abbiamo bisogno di standardizzare i servizi, però dobbiamo anche in questa fase di nascita di questi nuovi modelli metterli un po' in discussione. Quindi questa è un po' l'attività che facciamo come Dinamo Velostazione per le amministrazioni. Io non so come si fa, ma interromperei la condivisione dello schermo, se lo potete fare voi. Ok. Oh, grazie mille. Grazie. Appunto, Simona, intendevo appunto sì, la bicicletta come strumento antico, ma in realtà proprio perché abbiamo visto recentemente il boom sulle vendite, anche grazie agli acquisti, qualcosa che fino a poco tempo fa veniva visto come un mezzo su cui non investire perché era stato considerato tecnologicamente già maturo, quando in realtà appunto le e-bike e tutte le nuove innovazioni su cargo bike e non solo, tutti i vari che stanno venendo fuori, stanno dimostrando come in realtà un prodotto tecnologicamente maturo non lo è mai, e soprattutto si deve riadattare, diciamo, alle esigenze del momento. Grazie soprattutto per questa visione. Sono contento che abbiamo un pochino di tempo prima dell'inizio della prossima sessione per fare delle domande. Ho già scritto in chat a tutti voi sostanzialmente di aprire il campo, se appunto non avete, diciamo, delle domande. Vorrei chiedere io qualcosa in particolare a Lorenza, ecco, sulla parte appunto un pochino più mi interessa capire sul pilot sostanzialmente che stanno facendo, come incide in particolare il MAS, e quindi anche la parte di ticketing integrato di Roger e di questi effetti, come può avere, diciamo, un'utilità nel fare in modo che questi servizi vengano veramente
diciamo sfruttati, e quindi che questi centri possono in un qualche modo essere di facile utilizzo, dove appunto io entro in una stazione e ho tutto in un cellulare, non devo avere 10 app per noleggiare un'auto o prendere un biglietto del treno. Poi semmai, ecco, lascio anche la parola a Barbara Melotti, perché appunto insomma, TPR in particolare con l'app Roger mi pare che stia cercando di lanciare una piattaforma, ecco, di Mobility as a Service, e quindi vorrei capire se questi aspetti sono stati da loro presi in considerazione. Ecco, parto magari io. Intanto io vedo ancora una condivisione di schermo, non so se anche gli altri. Rispetto comunque al tema della MAS, già in fase, come vi dicevamo prima, di redazione delle linee di indirizzo per la progettazione dei centri di mobilità, abbiamo dedicato proprio una parte legata alla mobilità innovativa. E facendo anche una riflessione sul fatto che i centri di mobilità, oltre a essere i nodi di una rete del trasporto pubblico metropolitano, sono tra loro anche una rete di luoghi. E quindi ci siamo dati anche questo obiettivo nelle linee di indirizzo, sia di renderli anche una rete. Per una prima sperimentazione anche della mobilità come servizio. E non abbiamo, diciamo, approfondito queste tematiche nelle progettazioni, perché chiaramente sono legate anche a una visione più ampia sulla tariffazione integrata, però senz'altro sarebbe uno degli elementi, uno degli ingredienti fondamentali per il buon funzionamento del centro di mobilità e per garantire, appunto, come dicevi Francesco, un buon uso rapido, accessibile dei diversi servizi sulla mobilità che vengono integrati nel centro di mobilità. Quindi diciamo che come obiettivo a livello generale sono proprio pensati, ma anche già a partire dal PUMS come luoghi dove sperimentare servizi MAS. Per quanto riguarda la sperimentazione che stiamo facendo noi, abbiamo proprio toccato dal vivo che il fatto di avere i diversi servizi in maniera semplice, continuativa, con un'unica tessera o con un'unica app, favorisce sicuramente l'utilizzo del mezzo pubblico e dell'intermodalità. Cioè, siamo partiti con le tessere Mi Muovo perché piano piano c'era bisogno di un'evoluzione tecnologica, ma stiamo già parlando di passare nel 2022 direttamente su Roger, come è stata già provata la sperimentazione con i ragazzi più giovani nel progetto Salta Su degli abbonamenti gratuiti per i ragazzi. Quindi di riuscire a passare per chi preferisce anche direttamente dall'app, che consente contestualmente di vedere anche il riempimento degli autobus e altre funzionalità, gli orari in tempo reale, perché anche quello aiuta molto a passare da un mezzo all'altro. Però abbiamo visto che il fatto di riuscire a convincere, a spingere le persone a un cambio di mobilità è proprio dato anche dalla facilità di usare diversi mezzi con un unico strumento, di poter vedere gli orari, di poter parlare anche proprio con altre persone che hanno fatto la stessa cosa, quindi vedono poi la facilità, la semplicità invece di rimanere un'ora in tangenziale, il mezzo pubblico che sembrava prima
molto più difficoltoso da utilizzare, avere una serie di mezzi utilizzabili con lo stesso strumento ha molto aiutato questo cambiamento. E anche utilizzare, per esempio, nel nostro MAS anche l'utilizzo contestuale anche del car sharing elettrico, quindi il giorno che devi andare a accompagnare il figlio a fare un'attività sportiva, non puoi utilizzare gli stessi mezzi o hai bisogno di andare a fare una visita, invece dell'autobus o del people mover prendi la macchina e vai in questo posto magari non raggiungibile quel giorno col mezzo pubblico. Grazie, sì, sono insomma di cogliere ecco, queste due e comunque continuare su soluzioni integrate. E, visto che non mi pare che ci siano ancora altre domande dal pubblico, provo a fare una domanda allora ancora a Francesco e Simona, in particolare ecco, sulla parte di capire che lo user acceptance sia appunto nella pianificazione su una velostazione o su un intervento come quello di una sperimentazione di un mezzo autonomo sia estremamente importante. E quindi sì, se hanno altri suggerimenti di come fare, soprattutto ecco, in questa fase anche in cui la mentalità delle persone forse è cambiata rispetto ai propri spostamenti e in cui forse le municipalità hanno anche ottenuto più coraggio per fare degli interventi che in passato venivano considerati forse diciamo troppo poco voluti dalla cittadinanza, non ancora pronti per essere accettati dalla cittadinanza. Quindi lascio a loro, anche se si occupano diciamo, di due temi molto separati, confrontarsi su questo aspetto. Parto io? No, allora, diciamo che le strategie devono essere tante, non ne basta una sola ovviamente, però il mix è quello, diciamo, di istituire delle premialità, cosa che funziona sempre, nel senso no, instillare la curiosità dell'utente rendendogli il servizio disponibile gratuitamente per un certo periodo di tempo in determinate condizioni, oppure addirittura arrivare a premiare l'utente che utilizza il servizio in un meccanismo no, diciamo di gamification, ci si può, insomma, ci si può lavorare con l'uso, ormai sono tante le app appunto anche per gli incentivi del bike to work di cui si parlava prima d'ora per l'aeroporto, sono quello uno strumento molto valido e negli incentivi che si possono dare c'è anche l'utilizzo dei servizi gratuitamente, quindi diciamo lavorare sulle premialità e sul coinvolgimento giocoso delle comunità nelle sfide eccetera, ormai ci sono tantissime app che lavorano su questo, e l'altro è stimolare un po' la mania di protagonismo di quelli che sono gli early adopters, ci sono sempre per fortuna nelle varie comunità persone che si vantano di utilizzare un servizio innovativo, qualcosa che non è mai stato fatto prima, e quelle persone ci aiutano a far conoscere il servizio e sono dei trascinatori, quindi bisogna lavorare sul coinvolgimento di questa tipologia di utenti. Noi inizialmente praticamente i nostri utenti erano tutti così, c'erano tutte persone particolari che avevano una passione per le cose nuove, che avevano la voglia diciamo di distinguersi o non avevano il bisogno di conformarsi di cui prima parlavo, e quelli hanno creato la prima cerchia di utenti del parcheggio custodito che poi piano piano hanno permesso che il servizio fosse percepito in maniera più normale, quindi che hanno normalizzato l'utilizzo del servizio. E l'altra cosa è l'ibridazione, cioè se io ho un servizio
all'inizio, che è particolarmente difficile da immaginare, cioè, come dicevo prima, perché io non credo che la gabbia con la tesserina sia sempre la soluzione giusta per il parcheggio custodito, perché quella è una funzione, quindi chi ha quel bisogno lì molto preciso e disposto ad adeguarsi all'utilizzo, all'organizzazione di quel servizio lo fa, tutti gli altri rimangono diffidenti e non si avvicinano. Il fatto di costruire un luogo ibrido dove avvengono cose diverse ci permette di avvicinare gli utenti tramite servizi più noti, più facili, e portarli a conoscere anche i servizi meno noti. Banalmente, noi abbiamo un'area eventi dove si organizzano eventi di tutte le tipologie, magari uno la bicicletta manco ce l'ha, anzi odia i ciclisti, però viene alla serata musicale o al festival o al film o alla proiezione e poi si avvicina al mondo nello stesso locale. Poi ci sono anche i servizi bici, li vede le persone che li utilizzano e prende confidenza con quel mondo e piano piano cambia la sua percezione della stranezza dell'utilizzo, non dico del parcheggio custodito, ma addirittura della bicicletta. Adesso è una quantità sempre più piccola di persone che vedono in modo strano chi usa la bicicletta per spostarsi, però ci sono, ecco. Quindi l'ibridazione, il coinvolgimento largo di comunità, le premialità e stimolare appunto gli early adopters, penso che questi possano essere delle strategie efficaci poi anche per altre tipologie di servizi. Ottimo, allora passo la palla a Francesco. Sì, io mi riallaccerei proprio partendo dall'ultimo punto toccato da Simona rispetto a un'integrazione che stimoli anche nuovi pionieri, tra virgolette. In questo senso credo che i nostri campi di ricerca possono essere tecnologicamente, se vuoi, lontani, ma in realtà nella mia profonda convinzione di mobilità come ecosistema vanno pensati in una possibile convivenza anche per la stessa tipologia di utente. Alla fine lo scopo ultimo è sempre quello di estendere e allargare il più possibile il diritto alla mobilità. Quindi faccio l'esempio di una persona che possa avere dei problemi motori, allora potrebbe avere bisogno sia di una bicicletta speciale per alcuni suoi brevi spostamenti nell'area pertinenziale di quartiere, così come di uno taxi autonomo che lo va a prendere a casa e gli permette di raggiungere destinazioni che non avrebbe potuto raggiungere attraverso l'uso di un'automobile. E proprio l'integrazione tra i diversi sistemi, secondo me, è anche la parte più difficile da pianificare a livello urbano, proprio di strategie di mobilità urbana in generale. E nel caso specifico invece della guida autonoma c'è un tema di accettazione di una tecnologia nuova che va a impattare su aspetti anche di carattere etico che non è banale, non vanno sottovalutati. In questo senso, per esempio, a Modena abbiamo incominciato a partecipare anche a progetti del settore cultura che introducesse le attività di MASA e di Unimore sull'area, perché fino a quel momento vedevano solamente dei veicoli con i vetri oscurati che giravano pieni di antenne eccetera per le strade della città, e quindi anche questo era percepito con una certa diffidenza. Nel momento in cui riusciamo all'interno del quartiere a parlare con le realtà associative piuttosto che altri cittadini e incominciano a capire che dentro quelle auto ci sono i loro ragazzi, i loro ricercatori, e incominciano a vedere la stessa cosa da un altro punto di vista, perché è un po' scontato dirlo, ma anche dietro alle tecnologie più sofisticate alla fine ci sono sempre delle persone, e quindi la maniera in cui riescono a relazionarsi e proporre le proprie tecnologie alla comunità io credo che possa fare una grande differenza, soprattutto sui modi ma anche sui tempi di realizzazione di sperimentazione innovativa. E dove per innovativo e smart non intendo solo
oggetti ad alta tecnologia. In smart mobility la cosa se devi andare a 2 chilometri da casa, la cosa più smart è prendere la bicicletta, in effetti, e non avvalersi di un esacoptero che ti trasporta automaticamente dalla veranda a cosa. Quindi anche io insisto sempre molto, un po' per formazione mia, anche se vuoi, però su quest'idea di ecosistema. Grazie, grazie a entrambi. Sì, penso che appunto avete dato degli spunti interessanti. Io torno a sollecitare i 130 partecipanti che sono connessi a appunto non farsi scrupoli a porre domande. Se non ci sono domande, visto che iniziamo tra pochi minuti la nuova sessione, allora direi di interrompere qua. Ringrazio veramente tanto tutti i relatori, ringrazio il pubblico. Rimanete connessi allo stesso link, fra 5 minuti inizieremo la sessione sull'intermodalità per la logistica, il turismo e i poli industriali e vi presenteremo i nuovi relatori di questa sessione. Grazie, a tra poco. Grazie a tutti.
Eccoci, ancora appunto ringrazio tutti i partecipanti per essere rimasti collegati. Apriamo ora la seconda sessione, appunto l'intermodalità per la logistica, il turismo e i poli industriali. In questa sessione appunto spazieremo appunto su tutto il territorio regionale. Abbiamo appunto anche una società marchigiana che però opera a Rimini e presenterà le loro attività di last mile delivery a Fano. Poi presenteremo appunto le attività sempre di un progetto EUCF a Castel San Pietro, e per il resto adesso lascerei la parola a Anna Giarandoni di Fondazione ITL, Regione Emilia-Romagna. Devo solo abilitare. Ecco, Anna, dovresti aver ricevuto il ruolo di presentatrice, quindi essere abilitata a condividere il tuo schermo. Vediamo il tuo schermo. Non ti sentiamo, adesso dovremmo sentirti. Proviamo adesso. Perfetto. Francesco, mi senti? Sì, confermo. Grazie. Bene. Mille. Grazie a te dell'invito, mi fa particolarmente piacere oggi essere qui con voi per parlare di intermodalità e di logistica. Lasciate che vi presenti un attimo, diciamo, anche la fondazione con la quale collaboro ormai da molti anni su questi temi. È la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, una fondazione costituita dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003, quindi ormai sono circa 20 anni che operiamo sul territorio attraverso un'attività di ricerca, consulenza e progettazione europea, appunto per la crescita del sistema dei trasporti regionale. Una delle prime regioni, mi viene da dire, in Europa che ha appunto visto l'importanza di concentrare proprio sul trasporto merci un proprio centro di competenza specifico. Scusate, una conferma, vedete il mio schermo? Sì, ti confermo, vediamo tutto. Ok, bene, allora vado avanti. Oggi appunto la mia intenzione è quella di parlarvi dell'intermodalità e in particolare dell'intermodalità ferroviaria. Voi sapete che il trasporto intermodale è quella modalità di trasporto che si basa sulla movimentazione di unità di trasporto standard, appunto che si tratti di container, che si tratti di semirimorchi o di veicoli stradali completi, e che prevede per la propria realizzazione l'integrazione tra diverse modalità di trasporto. Quindi un primo e un ultimo miglio che solitamente è ancora appunto è in modo ineludibile gestito attraverso la modalità stradale, e poi una tratta di medio e lungo raggio appunto gestito attraverso il trasporto ferroviario o il trasporto marittimo. Ebbene, vorrei oggi appunto in questo tempo insieme cercare di spiegarvi perché è così importante che anche questo segmento del trasporto, anche questo settore che pure è tanto avverso, come dire, all'innovazione sia digitale che green, entri a pieno titolo nelle due rivoluzioni che spesso vengono citate appunto come le rivoluzioni che stiamo vivendo in questo momento. Quindi il trasporto ferroviario può essere gestito attraverso ad esempio dei locomotori elettrici, così come possono essere resi verdi, diciamo, anche tutte le operazioni o gran parte delle operazioni che si realizzano in un centro intermodale attraverso ad esempio dei locomotori di manovra appunto elettrici alimentati a fuel cell, pensando anche a un futuro, diciamo, non immediato, ma anche i centri intermodali possono diventare
dei punti dove aiutare a diffondere un ultimo miglio camionistico, però ambientalmente più sostenibile, attraverso, appunto, banalmente dalle stazioni di riferimento GNL, appunto, oppure a delle colonnine vere e proprie di ricarica. Quello che vorrei appunto sottolineare è l'importanza di questo settore, data dal contributo che il settore dei trasporti dà alle emissioni di gas climalteranti. Voi sapete, lo si ribadisce spesso, che il trasporto su strada e il settore dei trasporti contribuisce circa un quarto delle emissioni totali in atmosfera di questi tipi di gas, e sapete anche che è un settore, come viene spesso ricordato, hard to abate, cioè difficile abbattere le emissioni di questo proprio di questo settore. Ebbene, il trasporto ferroviario già oggi, che è possibile, come dire, realizzare su tutto il nostro territorio, potenziare ovviamente, è un trasporto che garantisce se stesso un bilancio di efficienza e di emissioni con riduzione di circa il 60% sul lungo raggio, e quindi capite quanto possa essere una risposta pronta e, come si dice, ready to use, appunto per arrivare anche a quegli obiettivi che sono obiettivi sia nazionali che europei, di riduzione delle emissioni, in un ambiente poi ovviamente da ricordare come quello dell'Emilia Romagna, che soffre in maniera particolare appunto di tutta il tema dell'inquinamento e della qualità dell'aria. Ma un'altra cosa mi preme sottolineare, cioè l'importanza del settore del trasporto e della logistica, a cui certamente il trasporto intermodale fa parte, nel nostro sistema regionale. In questi giorni, poche settimane fa, si è svolto il convegno dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, appunto, che monitora l'andamento della contract logistics, cioè quella logistica conto terzi, quindi svolta da quella serie di operatori che trovate nella tabella, quindi dall'autotrasportatori ai corrieri, ai gestori degli interporti, dei terminali intermodali, gestori di magazzino, operatori del trasporto ferroviario, gli spedizionieri, quindi un mondo variegato, ma che nella nostra regione conta circa 10.000 imprese, con un fatturato di circa 13,3 miliardi nel 2019 e oltre 80.000 dipendenti, con anche un settore che mostra delle dinamiche di crescita molto importanti, è il terzo settore per crescita occupazionale nella nostra regione. Questo per dirvi, appunto, è importante, ovviamente è anche uno spazio per una politica industriale e proprio occupazionale per la nostra regione, che rappresenta, diciamo, una media nelle modalità, nel modal share che vedete qua nel grafico, appunto, con un trasporto ferroviario che deve crescere molto, sebbene lo ha fatto dal 2012 in maniera anche importante, quasi con dei ritmi quasi doppi rispetto alla media nazionale, ma che tanto deve ancora fare per raggiungere appunto quelli che sono gli obiettivi europei, che sappiamo: il 2030 il 30% del trasporto merci su lunghe distanze su ferrovia e il doppio al 2050. Quindi capite che è tanta la strada ovviamente da realizzare per raggiungere questi obiettivi. E che cosa ha deciso di fare la Regione Emilia-Romagna con il supporto di Fondazione ITL? Ha scommesso sulla creazione di un network collaborativo che comprende, diciamo, i gestori delle principali piattaforme intermodali della nostra regione, che vanno dal porto di Ravenna, il terminal portuale di Sapir, scali merci, due interporti della nostra regione, Bologna, Reggio Emilia, lo scalo merci, adesso rimanendo nella vostra area, di Nazzano, poco più lontano lo scalo di Rubiera, fino a Piacenza, dove c'è appunto il terminal intermodale gestito attualmente da UPAC della città di Piacenza. Quindi questi 9 gestori di piattaforme pubbliche e private si sono
riunite sotto, diciamo, una comune visione con l'iniziativa della regione e il supporto di ITL, condividendo uno scenario, diciamo, per una crescita di questo comparto che vede però nel trasporto e nella logistica un segmento, come dire, strategico, efficiente, un sistema integrato e ovviamente che può ridurre anche l'impatto ambientale, appunto in un'area come quella dell'Emilia Romagna, attraversata da ben 3 corridoi considerati prioritari dalla Commissione europea e che ha un tessuto produttivo, ricordo le 400.000 imprese disperse sul territorio, con una forte vocazione all'esportazione, quindi con una forte vocazione anche a un trasporto vocato per il ferroviario e che può quindi veramente con un'azione decisa di sistema convintamente provare a far crescere questa modalità di trasporto. Attualmente il sistema regionale, come dire, soffre un pochino della presenza nella parte più a nord dell'Italia di tutto un sistema di piattaforme molto efficienti, molto integrate nei network internazionali. Sto parlando ovviamente di delle piattaforme che vanno da Riva Alta Scrivia, quindi dal Piemonte fino passando per l'area del Milanese, Verona, Padova e Trieste, quindi piattaforme appunto molto, che hanno una serie di servizi molto sviluppati, ferroviari con tutto il mercato europeo e che rappresentano una sorta di barriera, una destinazione finale per i flussi merci regionali che poi diciamo arrivano in distribuzione sul nostro territorio per via camionistica. Ecco, l'obiettivo che con Eric e con questo cluster intermodale che abbiamo vogliamo realizzare è appunto quello di aumentare, di far scendere questa sorta di gronda nord, di proporre l'Emilia Romagna come destinazione finale per i flussi ferroviari, diciamo anche internazionali. Quindi all'interno del cluster e per il cluster abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative che adesso vi ho il piacere di raccontarvi e che hanno l'obiettivo appunto di, in una logica quasi appunto di sistema olistica, diciamo, che prende più elementi perché lavoriamo perché il nostro cluster abbia le competenze di cui ha bisogno. Ci muoviamo con una serie di iniziative sul sistema industriale regionale per sensibilizzare, per creare anche dei workshop tecnici nei vari territori di promozione del sistema ferroviario. Abbiamo in questi anni di pandemia creato le condizioni per avere diversi approfondimenti tematici. Abbiamo organizzato delle missioni, adesso vi dirò più in dettaglio, e ovviamente presidiamo anche tutti i temi dell'innovazione tecnologica, energetica e della sostenibilità ambientale, cercando di proporre ai membri del cluster appunto progetti e iniziative appunto per rendere per intercettare queste opportunità anche attraverso dei finanziamenti europei. Quindi che cosa abbiamo realizzato col cluster intermodale regionale in questi anni? Ovviamente erano anni diversi in cui era possibile anche viaggiare, ad esempio ci siamo presentati in questa forma collettiva alla principale fiera di settore a Monaco di Baviera, organizzando per i membri del cluster degli incontri business to business appunto dedicati al rafforzamento delle relazioni proprio economiche. Abbiamo organizzato una missione in Assia dove c'è stato un confronto sia istituzionale con questa regione sia appunto ancora una volta con degli operatori per cercare di sostenere delle opportunità per gli stessi. Abbiamo presentato il cluster a Bruxelles, a una serie di agenzie, penso Shift to Rail, la Cinea, diciamo, che poi concretamente finanziano anche iniziative
sugli scali intermodali e sui trasporti, che quindi possono potevano indicare dei suggerimenti appunto per l'ottenimento di questi fondi. E poi due iniziative molto, molto importanti che hanno valso al cluster anche il titolo di logistico dell'anno: la creazione di percorsi formativi ad hoc basati sulle esigenze, quindi sulla mappatura appunto dei gap occupazionali che queste nuove imprese emiliano-romagnole del sistema intermodale rappresentavano. Oggi è sulla bocca di tutti, diciamo, lo shortage di manodopera dell'autotrasporto. Sappiate che nel ferroviario si assiste a una carenza di figure professionali ugualmente molto pesanti. Per formare delle figure professionali in questo ambito ci servono percorsi di formazione molto lunghi, e quindi noi abbiamo creato, interamente finanziati dalla regione, due percorsi ad hoc per sopperire appunto alle richieste dei nostri manager del cluster. Un'altra attività che abbiamo fatto molto importante, che ho il piacere appunto di raccontarvi, è stato questo booklet, perché la logistica, perché il trasporto, diciamo, ha bisogno di essere anche valorizzato, di essere promosso come elemento anche qualificato di professioni, di competenze e di lavori. Quindi abbiamo proprio scritto un booklet, ovviamente con la collaborazione delle imprese dell'intermodalità regionale, proprio che va a sostenere, informare e a dimostrare l'importanza di questo settore, di come si sta innovando, della richiesta di competenze che può richiedere, anche per rendere più attrattivo rispetto ai giovani. Vi dicevo, altri temi, altre attività che sviluppiamo per il cluster. Ci sono dei temi molto importanti che presidiamo, vi dicevo, l'internazionalizzazione, le operazioni di M&A, gli incentivi al trasporto ferroviario. La regione è stata una delle prime in Italia a partire con un incentivo diretto al trasporto ferroviario. Quindi abbiamo organizzato dei seminari per capire se questo incentivo è stato efficace, verificare come poterlo riconfermare nel futuro, e tutta una serie di appunto seminari anche rivolti a riduzione dell'impatto ambientale delle piattaforme con l'Università ad esempio di Modena e Reggio. Un'altra iniziativa veramente importante che abbiamo realizzato recentemente è stata quella di chiedere e di ingaggiare come testimonial dell'importanza del trasporto ferroviario dell'efficienza anche dello stesso una serie di partner industriali che nella nostra regione molto, molto riconoscibili, molto importanti. Sto parlando di Barilla, Marcegaglia, Procter & Gamble, Conserve Italia, ma anche, per rimanere nelle vostre zone, Marrazzi, Keracol, appunto abbiamo creato questa sorta di alleanza regionale, includendo anche la domanda, per cercare appunto di spingere sull'aumento di questo shift modale, del modal share ferroviario. Quindi vi dicevo, la regione Emilia-Romagna è ricca di piattaforme intermodali, abbiamo questa iniziativa di network collaborativo che è un terreno fertile in cui far crescere anche progetti di modernizzazione e decarbonizzazione dei trasporti. Finalmente ci sono anche pacchetti di risorse che guardano anche al trasporto merci, diciamo, come un elemento da integrare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia, e quindi crediamo che sia veramente arrivato il momento del trasporto ferroviario. Noi ci crediamo molto e, come avete visto, realizziamo anche tutta una serie di attività in cui inveriamo, diciamo, questa nostra convinzione. Questo per me è tutto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Anna, davvero appunto bello vedere la nostra regione diciamo molto combattiva su rilanciare appunto il trasporto e la logistica su ferro. Adesso appunto diamo la parola
Andrea Condotta della Gruber Logistics. Devo solo abilitarlo per essere relatore. Ricordo a tutti che le domande le potrete fare alla fine degli interventi, però se nel mentre volete scrivere sulla chat, siamo felici di raccogliere tutte le vostre domande. Buongiorno a tutti. Evito di accendere la webcam perché sono in macchina, quindi il vantaggio di avere la possibilità di fare eventi in versione digitali dà anche questo privilegio, che non so se è esattamente un privilegio, se è una sfortuna, che si può lavorare sempre in qualunque modo, in qualunque momento. Per la condivisione schermo, credo che lo sto condividendo, corretto? E non vediamo ancora nulla. Ok, mi è uscito mostra schermo, dato l'ok. Allora, mi stanno ridando a me il un attimo che torno a darti il ruolo. Dimmi, da visualizzazione schermo attiva. Schermo Ecco, ti vediamo, in confermo. uno. Perfetto, io mi Perfetto. Ok, metti in Perfetto. modalità. Allora, giusto per presentarmi, per dire chi sono. Allora, come è stato detto, Andrea Condotto, io rappresento, diciamo, come attività, la Gruber Logistics, che è un'azienda di logistica e trasporto. Ho anche dei ruoli di carattere istituzionale, come essere vicepresidente di Tuzero, che è più focalizzato sulla parte di ricerca carburanti alternativi. Tuzero è, giusto per un paio di sulle altre organizzazioni, è una commissione europea per definire le priorità di ricerca sul tema carburanti alternativi. Ruolo di vice chair per quanto riguarda la logistica sostenibile in Alice, di network internazionale, grandi aziende, diciamo, composta da player diversi, produttive o caricatori come possono essere Nestlé, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever, più altre aziende di logistica come predare. Due parole in più su Gruber, giusto per darvi diciamo, alcuni elementi per collocarci nell'ambito del mercato logistica, che è estremamente complesso e variegato, da migliaia di player in competizione tra loro. Gruber, nel panorama italiano, come capitale, come aziende che hanno capitale italiano, è uno dei principali player. Stiamo crescendo molto bene, abbiamo tenuto duro anche, diciamo, durante il periodo di crisi, non rallentando il piano di investimenti aziendali. Finiremo verosimilmente quest'anno intorno a 420 milioni di fatturato. Abbiamo 1200 dipendenti. E l'azienda importante, menzionavo il tema del capitale, è un'azienda interamente a capitale italiano, ancora della famiglia Gruber. Quindi, da un lato, siamo orgogliosamente un family-owned business, dall'altro, siamo un'azienda pienamente managerializzata con un team molto giovane in termini di management. Coloro che sono più all'interno del settore dei trasporti, business area di riferimento, sono, diciamo, coprono tutto quello che può essere l'esigenza in termini di B. Quindi non andiamo col pacchetto a casa delle persone, questo però svolgiamo logistica, trasporto internazionale di carichi completi, carico parziale. Siamo molto noti per il trasporto di carichi generali, quantomeno perché è molto visibile se trasporti un macchinario o un'altra merce che comunque pesa, so, 100 tonnellate, insomma, la vedi, quantomeno perché in autostrada vieni bloccato. Ci occupiamo di trasporto mare-aereo e poi abbiamo, diciamo, la business area un po' più piccina, si occupa di riallocazione industriale. La parte intermodale, da un punto di vista trasportistico, fa riferimento in particolar modo all'FTL, quindi ai carichi completi. La motivazione è che sostanzialmente
è più facile gestire l'intermodalità nel momento in cui ho a che fare con questo perché si è detto quando fondamentalmente tu hai in un adotti una soluzione intermodale, un cliente e una merce. La dinamica di dialogo dal punto di vista business, quando la business è tra di noi e tra un soggetto, noi sviluppa un servizio di carattere intermodale, quindi un caricatore che con noi sviluppa un servizio di carattere intermodale. Diventa più complesso, ad esempio, iniziali in cui all'interno di un mezzo, che è uguale, no? Nel caso in cui parliamo di carichi da un punto di vista fisico, però da un punto di vista pratico, vale, no? All'interno di quel mezzo ci sono 20 spedizioni diverse. Vuol dire che non necessariamente i soggetti che stanno utilizzando il nostro mezzo sono concordi nell'utilizzo di una soluzione intermodale che, come vedremo, presenta comunque delle caratteristiche non del tutto assimilabili in termini di, diciamo, sotto diverse caratteristiche a un trasporto su gomma. Io mi occupo della parte intermodale soprattutto da un punto di vista di policy per quanto riguarda il tema della sostenibilità, che nell'ambito intermodale non è semplicemente sostenibilità ambientale, che è un aspetto semplice, chiave, ma riveste anche un ruolo importante dal punto di vista della sostenibilità sociale. Ho voluto e mi piace utilizzare queste immagini in cui si vedono gli UN Development Goals, ma sono riprodotti in una performance artistica di Liu Bing, che è un artista cinese, che vedete nascosto all'interno dell'immagine. Sostanzialmente è una rappresentazione di come parliamo di sostenibilità, il focus fa sempre essere l'uomo. Anche quando parliamo di sostenibilità ambientale non stiamo parlando di qualcosa noi, ma stiamo di fatto parlando di qualcosa che è necessario per l'umanità. Il tema dell'intermodalità è uno dei pillar di carbonizzazione che stiamo sviluppando, che si ha a che fare con l'utilizzo di carburanti, a quelli fossili o al diesel in primis, agli aspetti di al modal shift, e qui rientra il tema dell'intermodalità, quindi lo spostare la merce dalla gomma a offshore sea, quindi anche a tratte marittime, e un elemento che non viene annoverato, ma che di fatto ha dei grossi impatti in termini di sostenibilità, è l'ottimizzazione dei carichi. L'ottimizzazione dei carichi in realtà ha a che fare indirettamente con il tema dell'intermodalità. Ho fatto presente che spesso quando si parla di intermodalità si fa esclusivamente riferimento a carichi completi, e se voi prendete lo studio del Fraunhofer Institute, che realizza ogni 2 anni uno studio sulle dinamiche di settore, se vi capiterà di leggerlo, vedrete che esattamente l'intermodalità è visto come un elemento del segmento di carichi completi. Perché parlo di ottimizzazione? Perché ipoteticamente nulla ci dice che nel momento in cui abbiamo un bilico che fa una tratta internazionale, noi non possiamo usare intermodalità. Non la utilizziamo semplicemente perché, come dicevo prima, il trasporto intermodale presenta delle caratteristiche come un transit time diverso, tempistiche lunghe in termini di carico-scarico. Banalmente ci sono almeno un paio di transshipment in un trasporto intermodale che fanno sì che nel momento in cui io devo pensare già a una catena logistica complessa come può essere quella dei carichi parziali, non vado ad utilizzare l'intermodalità. Un'ottimizzazione di network, un'ottimizzazione dell'utilizzo dei carichi potrebbe portare una grossa quantità di merce a viaggiare su intermodalità, cosa che al momento non è prevista. Qual è la nostra esperienza? Sulla parte Milano, sulla parte intermodale, e vuoi di avere un incremento del 100% nei prossimi anni. Andrea, ti stiamo un Non po' vado perdendo. nello Parla specifico solo un po' sulle più piano. altri gli altri pillar che ho, il tema della tecnologizzazione, farci sugli aspetti di carattere intermodale. Andrea, ti volevo dire L'ottica di che la legge, tua appunto. connessione è peggiorata.
Prova solo a Ok, parlare mi più state perdendo. piano. Se parli piano, riusciamo a Voce? seguirti. C'è un po' di latenza nella comunicazione. Suggerisco che tu, insomma, continui il tuo intervento perché ti riusciamo a seguire. Parla solamente lentamente, non ti preoccupare dell'orario. Mi senti? Confermo che ti sento. Non ho fatto nulla, ho controllato la connessione. Vabbè. Continua pure. Ok, perfetto. Andando su, perfetto. Andando al piani via all'intermodalità, abbiamo una che è molto challenging, diciamo così. Per cui se facciamo una fotografia dell'intermodalità, l'esiste anche equipment che abbiamo oggi, per cui esistente che grazie. Noi abbiamo 320 trailer e se 10 utilizzati su traffico interterminal No, guarda viviamo Andrea, la connessione è peggiorata. Non ti sentiamo. attive. Come linee ne abbiamo quattro, diciamo, sulla parte ferroviaria, cinque se consideriamo anche la parte short sea, che da un punto recentemente abbiamo lanciato una linea di connessione con la Turchia, che sta andando di Trieste, quella parte della regione Emilia-Romagna, da Bologna, che si occupa come un secondo cambio wire. Prova, prova, prova. Molto meglio, molto meglio. Ok, lo schermo lo vedete ancora? Forse ti devo tornare a riassegnare. Ok. No, decisamente meglio, scusaci, ma nell'ultimo. No, scusate voi, ho cambiato wireless. Se questa mi tiene meglio. Allora, no, mi ripeto, perché non so esattamente quando mi avete perso. Come dicevo, la pianificazione nostra è molto challenge in termini di intermodalità. Abbiamo oggi 5 linee attive, diciamo 4 sulla parte ferroviaria, mentre una terza che è sulla Turchia. E per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, noi carichiamo oggi e scarichiamo oggi su Bologna. E abbiamo un flusso, diciamo, continuo verso la Germania. Abbiamo poi un'altra sede, sempre in Emilia-Romagna, che si occupa di carichi parziali, come accennavo, che è a Cesena. Che numeri dobbiamo raggiungere? Quello che vedete nell'immagine sono delle ipotesi di sviluppo intermodale che abbiamo, quindi non necessariamente quello che vedete sono scolpite, diciamo, sulla pietra, sono delle possibilità, alcune concrete, come vedete, quelle in previsione in partenza del 2022, alcune pianificate per il 2022. Abbiamo comunque degli obiettivi numerici in testa da raggiungere e sono l'incremento dell'equipment del 50%, l'utilizzo dei terminal anche qui fino al 50% e come dicevo prima abbiamo la volontà di duplicare i nostri carichi intermodali. Per quanto riguarda le linee attive, per cui ci si attende anche qui chiaramente una crescita che vanno da 6 a 10 linee attive.
Mi interessava presentarvi alcuni elementi importanti dal punto di vista trasportistico, per dare un quadro complessivo di che cosa significa intermodalità dal nostro punto di vista, no? E mi soffermo in particolar modo sugli elementi positivi e negativi. Dal punto di vista positivo, sono gli elementi che tendenzialmente vengono pubblicizzati nel momento in cui si parla di intermodalità. E sono la riduzione dell'impatto ambientale, che può essere fino al 60%. Abbiamo una maggior capacità di carico, nel senso che sulle tratte internazionali il limite sono 24 tonnellate, mentre per quanto riguarda l'aspetto intermodali si può arrivare, dipende dalle linee, fino a 26-27 tonnellate di carico, e questo è molto importante perché vuol dire ottimizzazione del trasporto. Chiaramente si può evitare il code sulla strada, e si può trasportare anche in orari in cui tendenzialmente non si può trasportare, e quindi superare, diciamo, le ore di guida tipicamente dell'autista, che sono comunque un limite del trasporto stradale. Menzionavo il valore che c'è anche da un punto di vista di sostenibilità sociale. Immaginate un trasporto internazionale classico in cui magari una persona deve partire da una determinata location e scaricare dopo 5 giorni, e poi partire per un'altra destinazione. Allora, chiaramente è molto più pratico per un autista tornarsene a casa, quindi fare diciamo, il primo miglio o l'ultimo miglio della consegna, che non occuparsi di tutta la tratta internazionale. Ci sono però degli aspetti negativi che dobbiamo tenere in considerazione dal nostro punto di vista, che sono la necessità di avere forecast chiari. E se da un certo punto di vista l'intermodalità beneficia di periodi in cui, come questo, che ci sono stati dei blocchi a livello stradale, sui trasporti, regolamentazioni diverse anche per quanto riguarda i controlli Covid, quindi il trasporto intermodale beneficia di questo. Dall'altro punto di vista, se non c'è un chiaro forecast dal punto di vista della produzione, in questo periodo non c'è, è molto difficile utilizzare il trasporto intermodale. In maniera molto pratica, se io faccio un booking di spazio su un treno, lo pago, che carico o non carico. Se poi il mio cliente non mi garantisce la continuità nei trasporti, o un giorno ne ho 5 carichi, il giorno dopo ne ho 10, chiaramente l'utilizzo delle tratte intermodali diventa difficile. La tratta intermodale poi necessita di flussi bilanciati, quindi vuol dire che nel nostro caso, se noi carichiamo Italia-Germania, dobbiamo necessariamente caricare anche Germania-Italia. Un mezzo su gomma è flessibile, posso andare in Germania, poi magari posso andare a caricare per tornare indietro in altri posti, e poi in qualche modo torno indietro. La tratta intermodale deve fare A, B, via. Il transit time non è spesso competitivo con la gomma. Transit time si intende 4 giorni per caricare e scaricare. Può essere che inefficienze in fase di carico, scarico, tempi di attesa, eccetera, eccetera, portino il transit time a essere più lungo per quanto riguarda la parte intermodale. Tutti questi elementi entrano in qualche modo nel concetto di mancanza di flessibilità del trasporto intermodale, che può essere e deve essere migliorato soprattutto con l'applicazione di soluzioni di carattere digitale. E ultimo elemento, i costi operativi. Non è sempre vero che l'intermodalità costa di più. In alcuni casi, di fronte ad alti volumi bilanciati, costa sensibilmente di meno, però è anche vero che questa caratteristica, volumi alti, bilanciati, con un chiaro forecast, in certi periodi di mercato, soprattutto in questo periodo di mercato, sono estremamente difficili da trovare. Vi lascio con i miei contatti, nel caso in cui abbiate l'esigenza di farmi domande più specifiche, e mi scuso se ho avuto problemi di connessione. Grazie. Grazie mille Andrea, davvero per questa visione e spiegazione, ecco, del perché effettivamente è così difficile promuovere l'intermodalità come sta facendo anche il consorzio ERIC. E ti ringrazio davvero per la tua presentazione. Adesso darei la parola a Tobia, a Marta di Urbico, per parlarci un pochino più della parte di logistica ultimo miglio, utilizzando appunto Cargo Bike.
Tobia, vedo che hai già il ruolo di relatore. Lascio sì, a te la parola. Salve, mi sentite? Confermo, ti sentiamo bene. Perfetto. Salve a tutti, come diceva appunto Francesco Guaraldi, mi chiamo Tobia Marta e sono uno dei due soci fondatori di Urbico. Urbico, dal latino, diciamo, viene, significa della città, come la porta urbica e altre parole di derivazione della parola città, urbico. Ed è anche l'acronimo appunto di Urban Bike Courier, e quindi il corriere in bicicletta urbano. In bicicletta perché diciamo che nei centri urbani, per quello che riguarda primo e ultimo miglio, è il mezzo più prestante e più rispettoso dello spazio, e quindi proprio dello spazio pubblico, nonché delle emissioni nei centri urbani. Ci occupiamo appunto, come detto, di primo e ultimo miglio. Siamo una rete di operatori della City Logistic. Ci piace definire City Logistic tutta la logistica appunto delle città, quindi tutto quello che riguarda la presa e la consegna di merci e prodotti all'interno delle nostre città. Lavorando in questa maniera tramite l'utilizzo di cargo bike, valorizziamo il nostro territorio e soprattutto le aziende che ne fanno parte, quindi i prodotti che un'azienda decide di far viaggiare tramite noi hanno un valore aggiunto sia in termini semplicemente pubblicitari che appunto per quello che riguarda il rispetto dell'ambiente. Se riesco, scusatemi un attimo. Ok. Ci piace presentarci appunto come la soluzione corretta al problema dell'ultimo miglio logistico per città più vivibili. Lavoriamo attivamente nella creazione di sistemi e strutture e anche mezzi, quindi sempre cargo bike, sempre più in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Faccio un passaggio sul sistema logistico tradizionale, dove vediamo, diciamo, la parte di trasporti internazionali o grandi trasporti nazionali, che fanno presa e consegna di bancali o container fino ai punti di stoccaggio all'esterno delle nostre città o purtroppo a volte all'interno delle nostre città, e da questi punti di stoccaggio con furgoni o comunque motori, mezzi a motore endotermici, fino ad oggi si parte nella distribuzione all'interno delle città. Quello che proponiamo noi è un filtro, diciamo, una porta urbica appunto delle nostre città, all'interno delle quali convogliare le merci che purtroppo ancora oggi sono costrette a viaggiare con metodi classici e quindi appunto a motori endotermici, e dal quale, essendo appunto un punto di prossimità, con grande capillarità tramite l'utilizzo di cargo bike o mezzi alternativi, andare in distribuzione, in presa e consegna all'interno delle nostre città. Quindi avremo un hub di prossimità, un magazzino dove le merci vengono convogliate, merci provenienti da tutto il mondo e derivanti invece dalla città all'interno della quale si trova il nostro hub, con una logica di massima compattazione e capillarità, per cui se fino ad oggi all'esercente X di Via del Corso di Rimini arriva nella stessa giornata il furgone di SDA, il furgone di GLS, il camion della distribuzione delle bevande di zona, e quindi all'interno di un unico centro e di un'unica attività in più mandate, nella stessa giornata, arrivano merci diverse. Quello che proponiamo noi è accorpare le merci all'interno di un centro urbano di smistamento e andare in consegna una sola volta con un unico mezzo, e quindi compattare. La capillarità è propria del tipo di mezzo che andiamo ad utilizzare noi,
Ovviamente utilizzando cargo bike la portata in chili e metri cubi è differente rispetto a quella di un furgone o un furgone elettrico. Ciò significa che probabilmente avremo più biciclette per strada nello stesso arco di tempo, ma questo ci permette di avere tempi di consegna certi, con orari diciamo più certi, fasce di consegna sempre più ristrette. E quindi un servizio maggiore per l'esercente o il privato delle nostre città, e nel contempo un'occupazione del suolo urbano in movimento e in fase di stazionamento per il carico e scarico molto inferiore rispetto a quello che è un mezzo classico. Una cosa molto interessante, che mi piace sempre raccontare, è che il motore, diciamo, di un mezzo classico è dimensionato sì per il trasporto delle merci, ma anche per il trasporto del suo peso proprio, che è molto più elevato rispetto a quello di una cargo bike. Questo cosa significa? Che una cargo bike, quando è carica, ha un volume e un impatto sullo spazio sempre inferiore ad un furgone, ma che è tale solo nel momento in cui è carica. Quindi per la metà dei viaggi, viaggiando scarica, anche il suo spazio urbano si dimezza. E questo apporta dei vantaggi, appunto, che sono semplici vantaggi sul traffico e sullo spazio urbano delle nostre città, nonché sulla qualità dell'aria, sulla qualità della vivibilità, sulle aree pedonali, sull'impatto anche semplicemente visivo che una cargo bike ha nei confronti di, per esempio, un pedone, una famiglia, dei bambini che escono dall'asilo, velocità e impatti completamente diversi dai metodi classici, ecco. Trattiamo diversi tipi di merci, ovviamente, lavoriamo tantissimo con l'e-commerce, come è ovvio che sia, per cui dal Corriere Espresso al negozio che fa direttamente e-commerce. Nelle nostre città, siamo in Italia, è facile lavorare nel mondo dell'horeca, quindi hotel, ristoranti, caffè, tutta la distribuzione per gli hotel e i ristoranti nelle città in cui siamo presenti. La effettuiamo con cargo bike e non si pensi che si tratta di portare la cassettina di vino da 6 bottiglie, trasportiamo bancali interi, lavoriamo con aziende del territorio che fanno distribuzione appunto per hotel e ristoranti, quindi con volumi e pesi che sono quelli di hotel e ristoranti. Lavoriamo con la smart mobility, quindi tutto ciò che sono cambio di batterie di monopattini e biciclette, nonché il trasporto e il riposizionamento del mezzo stesso. A Pesaro e Rimini sono molto attivi, sono molto presenti, soprattutto ovviamente nel periodo estivo, però ci occupiamo anche di quello. E prodotti farmaceutici. Abbiamo anche dei cassoni che hanno una temperatura controllata, con metodi passivi, quindi non ci sono dei motori esterni per il mantenimento della temperatura, e facciamo tutto ciò che è il farmaceutico e l'oreca a temperatura controllata. Ci occupiamo appunto di primo e ultimo miglio e facciamo anche una logistica. Io non riesco più a sentire, sono solo io. Tobia, mi senti? No, anche noi non riusciamo a sentire. Si vede solo la presentazione.
Sto contattando telefonicamente il relatore perché non lo riesco più a vedere. Niente, abbiamo un problema sul telefono di Tobia, mentre semmai. Eccomi, scusatemi, mi sentite? Adesso sì, perfetto. Ok, è tornata, non so cosa sia successo. Scusatemi. Continua pure. Riprendo dai servizi, sì. Ci occupiamo appunto, come vi stavo dicendo, di primo ultimo miglio e logistica di prossimità. Con logistica di prossimità intendiamo appunto l'utilizzo dei nostri magazzini di prossimità. Non come prima descritto per il semplice ingresso in giornata e uscita in giornata delle merci, ma anche come piccoli magazzini di stoccaggio per gli esercenti della città. Per cui il ristoratore, appunto, di Via del Corso di Rimini può fare ordini di viveri maggiori acquistandoli a prezzi inferiori, tenendoli nel nostro magazzino e avendo la possibilità di farsi arrivare al proprio ristorante piccole quantità di ciò che invece lui ha comprato in grandi quantità. Per cui è un servizio molto interessante che sta funzionando veramente tanto nelle città in cui siamo. E la cosa che, diciamo, il nostro punto forte, oltre allo stoccaggio in sé, è appunto la possibilità che questa merce venga consegnata in tempi veramente ridotti, cioè il ristoratore ci fa un ordine alle 10 del mattino, entro mezzogiorno ha la sua merce pronta al ristorante, merce che probabilmente è partita da un'altra città europea o d'Italia. Questo ci permette di lavorare veramente, veramente a stretto contatto con le attività del territorio. Tramite l'appoggio appunto a corrieri esterni con i quali collaboriamo, ci occupiamo anche di spedizioni nazionali e internazionali, per cui il privato o l'azienda del territorio può contattare direttamente noi per spedire in tutto il mondo la loro merce. Al momento siamo attivi soprattutto nella Riviera Adriatica, a Fano, Pesaro e Rimini. Abbiamo un punto anche a Roma. E abbiamo una visione, diciamo, delle prossime aperture in Senigallia, Ancona e Modena. Vi lascio anche io qua sotto i nostri contatti per qualsiasi domanda, curiosità o interesse rispetto a quello che facciamo, insomma. Grazie mille, Tobia. Siamo un po' in ritardo, quindi procedo subito al prossimo intervento. Sono felice quindi di dare la parola a Marco Amadori e Giorgio Fiorillo di SRM, Agenzia Mobilità di Bologna, che cambieranno appunto il tema, quindi dalla logistica ci spostiamo al tema dell'intermodalità e del turismo nell'Alto Appennino bolognese. Marco, a te la parola, non so se c'è anche Giorgio, comunque a voi la parola, ecco. Buongiorno a tutti. No, ci sono solo io e chiedo giusto conferma di se mi sentite e vedete tutto. Confermo. Perfetto. Innanzitutto chi siamo rapidamente? SRM, Società Rete Mobilità, siamo l'agenzia della mobilità della città metropolitana e del comune di Bologna, quindi società partecipata, ci occupiamo di contratti di servizio, quindi tutta la parte che parte dalla redazione dei documenti di gara, affidamento dei servizi e monitoraggio, servizi ovviamente di mobilità, servizi pubblici, in particolare tutto il trasporto pubblico del bacino metropolitano di Bologna e in ambito di Comune di Bologna la sosta su strada, quella di GeBlu, il bike sharing e il car sharing. E facciamo anche, quando abbiamo l'occasione, nell'ambito soprattutto di progetti europei, dei servizi innovativi. Cerchiamo di testarli per vedere poi come funziona ed eventualmente renderli stabili.
quello di cui parlo oggi è proprio... Chiedo solo se puoi... Sì. Le slide sono zoomate, se puoi sono vedere un'altra visualizzazione. Ecco, già così diciamo la vediamo in formato preview, però meglio, curioso, meglio lasciare... Se va bene preview lo lascio così, io lo vedo tutto schermo regolarmente, quindi comunque non è un problema. Allora, quindi sì, il progetto Smacker è quello che ci ha finanziato questa possibilità, questo servizio in Appennino di cui vi parlo, quindi ci sono 6 progetti pilota: Bologna, Budapest, Praga, Gdynia, Polonia, Murska Sobota in Slovenia e la regione dell'Osttirol in Austria. Non mi soffermo su questi numeri, poi avrete le slide a disposizione, quindi nel caso i vari finanziamenti, obiettivi e tutto potrete andarli a leggere con calma successivamente. Dove siamo? Dove si è svolto questo pilota? Questa, l'area evidenziata è quella dell'Appennino dell'Alto Reno, in provincia di Bologna, quindi attorno ai comuni di Castiglione dei Pepoli, Porrette Terme, Gaggio Montano, per chi conosce la zona. È un'area scarsamente abitata, chiaramente, come tutte le zone appenniniche e montane, parliamo di poco più di 800 km quadrati con 50-55 mila abitanti, quindi sono circa 70 abitanti chilometro quadrato, quindi veramente scarsamente abitata. Il tema qual è? Chiaramente a livello turistico c'è una grande concentrazione di punti di interesse turistici nella città di Bologna, che negli ultimi anni ha visto un incremento del numero di turisti, a parte chiaramente il 2020, ma già nel 2021 si è visto un ritorno molto forte, soprattutto nel periodo estivo, dei turisti, e anche tutto il suo hinterland ha iniziato a vedere l'arrivo di persone da fuori, quindi zone che non erano abituate ad avere persone che saltuariamente arrivavano, visitavano e tornavano indietro, invece negli ultimi anni anche loro stanno vivendo un incremento di questo di questa venuta dei turisti. Il problema chiaramente è che a livello di Bologna città c'è un'alta accessibilità con trasporto pubblico, si diceva prima car sharing, bike sharing, TPL, l'aeroporto di cui hanno parlato prima, quindi è una porta ovviamente molto aperta e raggiungibile. Nel momento in cui mi devo spostare, devo fare 40-50 km, che sono le distanze che separano Bologna più o meno dalla zona evidenziata, chiaramente se li devo fare col trasporto pubblico il tutto diventa molto complesso. E quindi la situazione in cui ci si è venuti a trovare, o comunque ci si trova tuttora, è quella di avere una forte componente di veicolo privato per chi va a visitare quelle zone. Però c'è un fattore su cui abbiamo cercato di lavorare, di sfruttare. Vi sono due linee, la cosiddetta Porrettana, la cosiddetta direttissima, ferroviarie, che partono da Bologna e servono le due vallate principali della zona, quindi con una rete anche abbastanza capillare di stazioni ferroviarie. Sono linee ferroviarie che durante la settimana vengono utilizzate moltissimo a livello pendolare, proprio perché quando poi abbiamo distanze di 60 km per arrivare a Bologna o comuni limitrofi, chiaramente il treno comincia a diventare molto appetibile e sicuramente rispetto all'automobile incomincia ad essere concorrenziale, e quindi abbiamo cercato di capire come poter sfruttare questi tanti piccoli hub diffusi nel territorio. E quello che abbiamo sperimentato è stato il cosiddetto call bus, cioè un servizio di trasporto pubblico a chiamata che andava a coprire appunto l'ultimo miglio, cioè dalla stazione ferroviaria alle attrazioni turistiche, per esempio dalla stazione ferroviaria di Porretta al Corno alle Scale, dove ci sono tutti i percorsi trekking, chiaramente bici, che ultimamente anche quelli hanno visto un forte sviluppo, il lago di Suviana. Vi sono altre zone come tutta la Via degli Dei, quindi punti di attacco per il Cammino degli Dei, per il trekking e via dicendo. Abbiamo sviluppato quindi 5 sottoaree, 5 linee a chiamata, quindi 6 stazioni poi di riferimento, perché una di queste linee riusciva a servire entrambe le stazioni. E il concetto era: posso prenotare la mia corsa di autobus quando meglio, cioè quando preferisco, quella che soddisfa
meglio le mie esigenze. Infatti non stiamo parlando di un servizio regolare che ha un suo programma di esercizio, quindi con percorsi, orari, fermate prestabilite, quindi se mi va bene l'orario che è stato pianificato, allora lo posso utilizzare, se no no, ma proprio un servizio che viene costruito attorno alle esigenze dell'utente. Tramite un sistema automatizzato, l'utente sceglie nella fascia oraria di disponibilità, nel caso specifico erano tutti sabato e domenica dalle 8 alle 20, la fermata di partenza, la fermata di arrivo e l'orario di partenza. Il sistema quindi va a creare la corsa e va ad ottimizzare tutte le varie richieste che si hanno, in modo tale da massimizzare il carico su ogni singolo mezzo, ovviamente cercando di proporre anche soluzioni alternative all'orario specifico che viene richiesto dall'utente, nell'ambito ovviamente di range predefiniti, quindi l'utente che vuole partire alle 9.30 magari viene proposto di partire alle 9.40 o alle 9.20 perché c'è già un altro utente che aveva prenotato una corsa sullo stesso percorso a quell'orario. Quindi in questo modo si cerca proprio di andare incontro alle esigenze specifiche degli utenti. Le fermate sono distribuite su una rete di percorsi, quindi anche il percorso viene creato di volta in volta in un'ottica ovviamente di minimizzazione delle percorrenze. È stata fatta tutta una campagna comunicativa specifica, quindi con distribuzione di materiale, si è cercato di coinvolgere le attività e i punti di interesse della zona, perché chiaramente rispetto a una campagna di comunicazione di un trasporto pubblico che è costante nel tempo e quindi può essere fatta in maniera molto diffusa e senza caratteristiche specifiche, quella per i turisti ha una caratteristica molto particolare, cioè deve essere fatta prima che loro inizino il percorso, che è il viaggio, chiaramente, perché devono essere informati nel momento in cui stanno pianificando il loro viaggio, prendo il treno per arrivare a Bologna, oppure ci arrivi in aereo, vado a guardare l'albergo che è su, come faccio a raggiungerlo in quel momento, così come noi andiamo su uno Skyscanner che ci propone tutte le varie possibili combinazioni di voli o sul sito di Trenitalia, ecco qui nel momento in cui io vado sui siti turistici devo avere informazioni che posso raggiungere anche con il servizio chiamata. Quindi in quest'ottica era stata fatta tramite Bologna Welcome e una società Appennino Slow si chiama, che lavora proprio nell'ambito appenninico, una campagna specifica. E come è andata? I grafici che visti così sembrano effettivamente ottimi, nel senso che c'è una crescita nel tempo abbastanza costante di passeggeri, ogni linea ovviamente aveva più o meno fermate, quindi la grandezza di queste, la pendenza di queste curve è più o meno elevata a seconda che la linea stessa fosse più o meno diffusa nel territorio. In realtà poi se andiamo a vedere i numeri ci accorgiamo che non sono in realtà così belli come sembrano. Infatti abbiamo avuto su ogni singola prenotazione una media fra 2 passeggeri e mezzo, per un totale di 430 passeggeri trasportati su un periodo che è vero che era solo sabato e domenica, ma andava da metà giugno a metà settembre. Quindi 3 mesi pieni, con un afflusso turistico che è stato molto elevato in questa stagione, ma a livello di valori assoluti alla fine non si sono raggiunti quegli obiettivi che si erano sperati, ma soprattutto il costo a passeggero, perché poi alla fine purtroppo si arriva anche lì, il costo a passeggero che si è dovuto sostenere per fare girare questo servizio è stato molto elevato e quindi difficilmente sostenibile a livello economico nel futuro. Abbiamo cercato anche di capire il perché di questo non successo. Sicuramente c'entra la pandemia, nel senso che il trasporto pubblico tuttora soffre degli effetti pandemici, una scarsa appetibilità in generale, perché a causa anche un po' di una informazione molto battente sul tema è stato visto come
uno dei punti possibili di contagio, quindi di sicuro ha scontato un po' questo effetto negativo. Un altro problema è la discontinuità del servizio, nel senso che se noi abbiamo un servizio regolare che dura tutto l'anno per anni, chiaramente la gente ha tempo per impararlo, mentre questo è un servizio che viene attivato e viene spento ed ha una breve durata. Una cosa che abbiamo potuto notare è che verso agosto, quindi dopo 2 mesi di comunicazione, si è iniziata a vedere una risposta maggiore. Le curve hanno aumentato la loro pendenza, quindi vuol dire che la gente ha incominciato a conoscerla. Peccato che poi a settembre è finito, perché sono finite le esigenze turistiche, quindi gli sforzi che si stavano incominciando a vedere come risultati poi sono stati interrotti. Un altro tema è che ci sono troppe app e un po' troppe confusioni. Prima si parlava di MAS, effettivamente questo non c'è un MAS dietro, quindi l'utente deve andare a cercarsi le informazioni su vari posti, non riesco ad andare su Google e fare la prenotazione da Bologna a Lezzano e vedere che posso prendere il treno e poi il colbus, e quindi se non lo conosco a monte non ho uno strumento di pianificazione del trasporto, del viaggio, che mi consenta di scoprirlo, fra virgolette, per caso. Sicuramente c'è stata anche qualche falla comunicativa dovuta a, in alcuni casi, una scarsa ricettività da parte degli operatori turistici locali, nel senso che banalmente mettere sul proprio sito l'indicazione puoi raggiungere sul colbus, in molti non l'hanno fatto nonostante le comunicazioni che sono state fatte, e quindi questo ovviamente ha impedito la conoscenza all'origine di cui si parlava prima del servizio. Visti questi dati, ovviamente uno potrebbe pensare l'esperienza non è andata bene, cosa che effettivamente già siamo arrivati a quella conclusione lì, nel senso non ripeteremo questa esperienza nel periodo invernale, in cui c'è l'altra parte turistica, chiaramente più rivolta agli aspetti sciistici rispetto a quelli dell'outdoor, però il progetto pilota prevedeva queste due fasi, estivo ed invernale. Quindi facciamo tesoro di questa bad practice, adesso non voglio essere troppo cattivo, però rispetto alle classiche good practice, questa non è certamente annoverabile lì dentro, e abbiamo cercato di capire un po' come fare tesoro e come modificare il nostro approccio. Quindi tutto è partito da un'analisi abbastanza approfondita dei dati, sia delle prenotazioni dell'estate, quindi su come è andata l'estate, i dati di mobilità non solo turistica ma anche residenziale, quindi tutto lo studio a seguito delle varie indagini che negli anni sono state fatte di come si muove la gente in quelle zone. Intersecando tutte queste informazioni abbiamo deciso proprio di cambiare completamente approccio, quindi lasciar perdere il tema turistico per l'inverno e spostarci invece completamente, quindi andare verso i residenti. Abbiamo ristretto l'area di azione, quindi non è più un'area così vasta, ma ci siamo concentrati su un comune specifico, nel caso quello di San Benedetto Val di Sambro, e attiveremo il 1° di dicembre, quindi mercoledì prossimo, un servizio che sarà sicuramente più lungo come durata, perché andrà dal 1° dicembre al 4 di giugno, quindi la gente avrà certamente più tempo per imparare a conoscerlo. Andrà dal lunedì al venerdì, quindi esigenze effettivamente di spostamenti non turistici e non frivoli, diciamo così, del fine settimana, e come fascia oraria avrà quelle di morbida, quindi 9-12, 15-19, in modo tale da andare a coprire tutta una mancanza, o meglio una debolezza di servizio pubblico in quelle zone e in quelle fasce della giornata, perché chiaramente nell'orario di punta, sia di lavoro che di scuola, vi sono servizi forti di collegamento verso le stazioni ferroviarie, verso le scuole, perché chiaramente sono quelli storici che sono effettivamente molto utilizzati, mentre nelle ore di morbida, per ovvi motivi di costi, perché una linea regolare che costa tanto a passeggero e trasporta poco, perché poi la mobilità è molto ridotta in generale in quelle fasce orarie, non sarebbe sicuramente sostenibile, cerchiamo di andare a coprire offrendo comunque un servizio che continua ad essere a chiamata, quindi in tutta una rete di percorsi e fermate che vanno a collegare il comune capoluogo di San Benedetto, le sue 7-8 frazioni e un comune limitrofo, Castino dei Pepoli, dove ci sono per esempio i servizi sanitari, un ospedale privato, la casa della salute, cose che invece San Benedetto mancano perché fanno appunto territorialmente riferimento lì.
cercheremo di vedere se la formula del servizio a chiamata, che a livello di collegamento dell'ultimo miglio per le esigenze turistiche non ha funzionato, possa invece andare a soddisfare meglio le esigenze differenti residenziali. Ovviamente il come andrà a finire lo vedremo a giugno, quindi se avremo occasione di rivedersi la prossima settimana della bioarchitettura l'anno prossimo, mi farà piacere raccontarvi nuovamente come è andata a finire. Per ora rimaniamo ovviamente con il punto interrogativo e le dita incrociate. Grazie mille Marco, davvero è comunque importante imparare, ecco, anche dai progetti che semmai sono solo dei progetti pilota, che ci possono dare, diciamo, degli insight per correggere il tiro, e secondo me è molto giusto focalizzarci sui residenti di queste parti, diciamo, del nostro territorio che davvero sono state troppo tempo dimenticate, e vedere come la regione adesso ha un nuovo impegno per queste aree della montagna. E adesso, per chiudere con l'ultimo intervento, siamo un po' in ritardo, quindi intanto vi chiederei di scrivere sulla chat vostre domande. Dovremmo avere la mia collega Claudia Carani, che però non vedo tra i relatori. Mi confermate che... Ecco, perfetto. Ecco, sotto... appunto non vedevo il nome sotto AES. Ciao Claudia, appunto abbiamo già anticipato nella prima sessione appunto Castel San Pietro Terme come parte, diciamo, della hub dei centri di mobilità su cui il PUMS di Bologna insiste. Volevamo quindi presentare il progetto European City Facility, che coinvolge appunto il comune di Castel San Pietro Terme, e in particolare sugli strumenti economici che potrebbero essere trovati per finanziare, diciamo, questi hub. Grazie Claudia. Sì, non ho la condivisione dello schermo. Un attimo. Ok. Vedete la presentazione? Non è in modalità tutto schermo, però la vediamo bene. Adesso la metto. Eccomi. Perfetto. Buongiorno a tutti, appunto sono una collega di Francesco Guaraldi, sono Claudia Carani e in AES mi occupo di progetti innovativi, progetti europei e anche progetti di mobilità sostenibile. E da qualche mese stiamo lavorando con il Comune di Castel San Pietro, per il quale abbiamo candidato una proposta di progetto nell'ambito di un bando che si chiama EU City Facility. È un programma della Commissione europea che dà piccoli finanziamenti per sviluppare studi di fattibilità e attivare dei percorsi partecipativi per individuare dei nuovi modelli che vadano a trarre investimenti sui territori che sono interessati a progetti di transizione energetica. Insieme al Comune di Castel San Pietro è stato candidato questo progetto sulla APEA del San Carlo, coinvolgendo appunto anche il Comune di Castel Guelfo, dove devo dire su questa APEA c'è una grandissima attenzione e appunto come diceva prima anche la referente della città metropolitana, il PUMS dell'area metropolitana di Bologna ha individuato tutta una serie di progetti e attivato delle iniziative sull'intero territorio. In particolare quest'area della Pia San Carlo è stata individuata come un importante polo logistico per la città metropolitana di Bologna, quindi un'area di grande interesse industriale, e sulla quale sono previsti dei nuovi insediamenti, tanti nuovi insediamenti, quindi vi capita di passare al casello di Castel San Pietro Terme, vedete aziende nuove, enormi, che stanno sorgendo, ecco, in pochi mesi. Ecco, questa è un'operazione che è stata fatta da Città Metropolitana con
l'individuazione di quest'area destinata appunto alla logistica, con anche degli accordi per garantire la sostenibilità di questi insediamenti. E quindi l'obiettivo del progetto che abbiamo candidato era quello di accompagnare questo importante percorso che si sta facendo a livello amministrativo, con anche cercare di capire come coinvolgere i privati, anche le aziende che sono già insediate all'interno dell'area, in un progetto di mobilità sostenibile. Il Comune di Castel San Pietro e anche il Comune di Castel Guelfo hanno già un PAESC. Il PAESC è il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Clima, e attualmente hanno il PAES, diciamo, già candidato. Stanno finalizzando anche il PAESC, che appunto è la nuova edizione di questo strumento di pianificazione molto importante, che al 2030 individua gli obiettivi di riduzione della CO2 al 40%, e quindi con delle azioni che sono appunto stringenti. L'obiettivo del progetto che ci siamo proposti di candidare, per il quale abbiamo avuto un finanziamento direi abbastanza piccolo, però ci serve per attivare dei percorsi di partecipazione e sviluppare degli studi di fattibilità, è quello di ridurre le emissioni di CO2, incrementare l'intermodalità e promuovere anche stili di vita più sostenibili. Cosa prevede questo progetto? Sostanzialmente è quello di individuare all'interno della PEA l'interesse da parte delle aziende di attivare dei servizi interaziendali di mobilità, accompagnando quelli che sono gli interventi infrastrutturali che sono già previsti dall'accordo quadro di città metropolitana con il comune e le aziende nuove che andranno a insediarsi. Il progetto è stato attivato dal Comune di Castel San Pietro, col Comune di Castel Guelfo, partecipiamo noi, anche coinvolta Area Blu, che si occupa dei servizi di mobilità. E poi sono state coinvolte le aziende. Qua vedete un po' gli investimenti attesi. Abbiamo diversi interventi che sono previsti dall'accordo quadro di città metropolitana, comune e nuove aziende. Devo dire che questo accordo quadro è estremamente interessante perché prevede da parte del comune la rinuncia agli oneri di urbanizzazione e da parte delle aziende un investimento utilizzando questi oneri più altre somme per realizzare gli interventi infrastrutturali che consentono appunto il collegamento della stazione con l'area produttiva, la PEA, con una pista ciclabile che attualmente non è disponibile, verrà realizzato anche il ponte sopra all'autostrada, la realizzazione delle stazioni di trasporto pubblico, le stazioni di ricarica, stazioni appunto per il trasporto pubblico e anche l'attivazione del trasporto pubblico. Infatti nella convenzione che verrà poi firmata dalle singole aziende con il comune, sempre città metropolitana, ci sarà l'obbligo dell'acquisto dell'abbonamento a trasporto pubblico e anche un versamento, una somma di 4 euro a metro quadro di superficie utile a città metro per attivare servizi aggiuntivi. Quindi questo è un modello molto interessante al quale noi volevamo collegarci per attivare anche ulteriori servizi che andassero a offrire servizi di mobilità interaziendale anche alle aziende già insediate. Il progetto prevede una serie di attività, abbiamo la parte di co-design, che è una parte che abbiamo concluso, abbiamo avuto degli incontri online con le aziende, hanno partecipato 16 aziende, abbiamo avuto più incontri per spiegare un po' l'obiettivo del progetto e abbiamo presentato un questionario che è stato compilato dalle aziende e abbiamo anche fatto alcune interviste e abbiamo iniziato a raccogliere delle proposte per proporre dei modelli di business a queste aziende per condividere degli interventi di mobilità sostenibile interaziendali e arriveremo alla fine del progetto con lo sviluppo appunto di studi di fattibilità per poi individuare eventualmente sia il soggetto gestore del servizio ma anche la selezione dell'operatore che proporrà servizi di mobilità. E poi c'è tutta la parte di comunicazione e diffusione. E diciamo che quello che ci aiuta in questo momento è anche
il fatto che molte aziende attraverso il decreto rilancio hanno l'obbligo di dotarsi di un piano spostamento casa lavoro, e quindi questo è un primo, diciamo, è un primo passaggio che abbiamo fatto. Crediamo che in un futuro sempre più aziende, attraverso anche il mobility manager d'area, potranno condividere servizi di mobilità interaziendali. Ricordo che i PSCL, per spostamenti casa lavoro, sono obbligatori per le aziende che hanno più di 100 addetti, dipendenti, che sono situate all'interno di comuni con più di 50.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia o città metropolitane. Quindi Castel San Pietro, essendo all'interno della città metropolitana, tutte le aziende che hanno più di 100 addetti hanno l'obbligo di dotarsi di questi piani spostamento casa lavoro, individuando delle misure di riduzione nell'utilizzo dell'auto privata. E dopodiché abbiamo l'ottimizzazione dei costi, il miglioramento dell'immagine della PEA e l'esplorazione dei nuovi modelli di business per essere più competitivi. Queste sono le aziende che hanno risposto al questionario, a cui abbiamo chiesto informazioni generali, informazioni sull'attuale mobilità aziendale, orari di lavoro, di ingresso e uscita, servizi di mobilità disponibili e la mobilità delle merci, come avviene. Quindi qui abbiamo un po' di informazioni raccolte attraverso il questionario, credo sia molto interessante. Soprattutto, ad esempio, abbiamo dipendenti che diversi vengono dal comune di Castel San Pietro, ad esempio quelli intervistati, abbiamo 555 dipendenti che vengono dal comune, e la PEA, che è di pertinenza del comune di Castel San Pietro e Castel Guelfo, non ha collegamenti, ecco, con i centri abitati, e soprattutto non ha collegamenti con la stazione, dove potrebbero convogliare, attraverso la stazione potrebbero convogliare i dipendenti che arrivano da Imola e Bologna, ecco, per cui aumentare l'intermodalità consentirebbe di riuscire a promuovere una mobilità alternativa di queste categorie di dipendenti. E vediamo che sono aziende, molte appunto hanno, diverse hanno più di 100 addetti, quindi appunto, come dicevo, sono quelle che dovrebbero dotarsi di un PSCL. Vediamo qua, attualmente i tempi di percorrenza dalla stazione di treni alla PEA, abbiamo 80 minuti a piedi, 17 minuti di bicicletta, ma attualmente non è disponibile la ciclabile, rientra nell'accordo quadro e verrà prossimamente realizzata. In autobus sono 5 km, il tempo di percorrenza è 44 minuti, quindi anche la disponibilità del mezzo pubblico è assente. Il 90%, 98% degli addetti infatti si muove con auto privata. Le aziende attraverso appunto il questionario di queste 17 aziende abbiamo riscontrato che non sono tutte, ecco, sono le principali. Abbiamo 1800 addetti impiegati, che dipendenti, che più o meno alla stessa ora, dalle 7:30 alle 8:30, entrano dentro la PEA, quindi 1800 auto che si riversano in un'area industriale, senza calcolare poi i mezzi di trasporto merci. Ecco, per cui sono dati assolutamente importanti, perché se vogliamo abbattere l'utilizzo dell'auto privato dobbiamo andare a lavorare su questi numeri. Ecco, quanti addetti vogliamo spostare, allora dobbiamo creare dei servizi adeguati per l'obiettivo che ci poniamo. Questa è la stima, appunto, abbiamo chiesto per quanti addetti se poteva essere richiesto una navetta interaziendale per iniziare a ragionare anche poi su dei servizi. Attualmente abbiamo individuato alcuni servizi che possono essere interessanti. Abbiamo la navetta in sharing, dove abbiamo anche dei canoni, durata 60 mesi, ipotizzando anche delle stazioni all'interno della PEA. E questa navetta 30 posti, può essere stessa 54 col conducente. Abbiamo una piattaforma di gestione con una reportistica che può essere data a tutte le aziende che partecipano, un'app di prenotazione, un percorso dalla stazione fino alla PEA. E questa è l'app, che una delle app, ecco, che poteva essere utilizzata per anche ottimizzare in caso di Covid i posti all'interno della navetta. E poi dopo abbiamo il servizio di car sharing e carpooling, anche qua abbiamo quantificato quale poteva essere il costo per le aziende,
e abbiamo anche quantificato quali potessero essere i servizi di gestione e supervisione. Nella reportistica è importante perché permette poi alle aziende, alle singole aziende che partecipano a questi servizi, di poter rendicontare sui propri report di sostenibilità e di monitoraggio e appunto l'impronta il carbon footprint, per cui condividere anche i benefici. E questo è un po' il progetto che stiamo portando avanti. Andare a febbraio, insomma, dovremmo finalizzare lo studio di fattibilità, cercando di fare una proposta coerente appunto con le richieste delle imprese. E io mi fermo, vi ringrazio. Grazie mille, Claudia. Siamo giunti al termine, ecco, di questa sessione. Di questo webinar su intermodalità e logistica dell'ultimo miglio. Abbiamo ancora pochi minuti per sentire un po' le vostre domande ai relatori che si sono presentati. Chiedo quindi se dal pubblico qualcuno si vuole lanciare. Ecco, non lo so, allora se non ci sono domande dal pubblico, io insomma una domanda abbastanza chiara ce l'ho, ecco, pare di vedere che la cosa importante sono i piani di business, ecco, c'è un articolo molto carino questa settimana su Internazionale che spiega un po' come mai l'auto elettrica fosse stata scartata a inizio del Novecento, perché diciamo non soltanto era stata definita l'auto diciamo per le donne, perché non garantiva la libertà e il range, ma anche proprio perché i primi esperimenti furono abbastanza fallimentari dal punto di vista dei costi. E abbiamo sentito appunto le difficoltà dell'intermodalità sul trasporto merci e sul turismo. Vorrei dare un pochino di speranza, ecco, abbiamo in ballo adesso i fondi del PNRR, quindi se potete dirci ognuno di voi una parola su come dovrebbero essere investiti questi fondi per promuovere veramente un'intermodalità che sia efficace. Chi vuole partire si faccia pure avanti. Prova a rompere il ghiaccio delle risposte. Io vedo necessario un forte sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e della disponibilità dei dati, perché vediamo che nel nostro settore del trasporto pubblico, ma poi allargato anche alla mobilità in generale, parlo chiaramente di mobilità di persone, la logistica delle merci non la conosco quasi per nulla, quindi potrebbe essere completamente diverso. Da noi è fondamentale avere la disponibilità del dato e quindi deve essere messo in condivisione in formato open da parte di tutti gli operatori, affinché poi possano nascere tutte quelle esperienze gestite da privati, perché lì chiaramente si va a quel punto in un mercato dei privati che sono molto più bravi del pubblico a sviluppare poi soluzioni che vadano ad offrire quegli strumenti di informazione che partono dall'informazione e poi seguono l'utente in tutto il suo percorso di viaggio, quindi dalla conoscenza delle possibilità di mobilità alla scelta di quella più conveniente per lui, al pagamento dei vari biglietti, tutto il resto, che poi alla fine in un acronimo si torna sempre al concetto di MaaS, senza il quale la frammentarietà di informazioni rende chiaramente complicata l'analisi di un viaggio rispetto alla macchina che la prendo fuori dal garage e mi fa parcheggiare di fianco al punto di arrivo. Quindi bisogna attendere sicuramente ad una semplicità simile a quella che offre l'auto, e questo lo si può fare solo mettendo a disposizione i dati di viaggio dei singoli operatori e aprendo anche all'interscambio di
informazioni sulla bigliettazione, sull'acquisto dei titoli di viaggio, senza i quali chiaramente si vanno a creare tanti gradini che un singolo utente può far fatica a scalare. Quindi sicuramente un'infrastrutturazione tecnologica è necessaria anche per dare poi vita a varie piattaforme di creazione del viaggio in tutta la sua totalità. Grazie Marco, sicuramente un punto molto importante. Qualcun altro dei relatori vuole avere la bacchetta magica su come spendere i soldi del PNRR per promuovere un'intermodalità efficace? Ma visto che nessuno dice qualcosa, intervengo io. Sicuramente il PNRR sarà dedicato moltissimo alle infrastrutture e alla sostituzione delle flotte, soprattutto pubbliche. Ecco, quindi sicuramente noi come Emilia-Romagna, con i problemi anche di inquinamento dell'aria, dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità per andare verso un sistema elettrico, direi, e è l'occasione anche per renderlo sostenibile questo sistema elettrico. Quindi io credo che sia l'opportunità per andare a realizzare sia per elettrificare la nostra mobilità, ma anche creare quel mix giusto che ci permette poi di essere autonomi. Quindi si deve ragionare nell'ottica dell'autosufficienza energetica, della sostenibilità, quindi coniugare interventi di questo tipo, di elettrificazione della mobilità, con anche la produzione di energia da fotovoltaico o altre fonti rinnovabili. E poi sicuramente pensare anche a dei mix, soprattutto legati all'idrogeno, soprattutto dedicati al trasporto pesante. Ecco. E, per cui insomma mobilità elettrica, anche trasporto pubblico, trasporto anche su ferro, che sia elettrificato in modo sostenibile, andando anche a utilizzare fonti diverse di sistemi di accumulo di queste energie, che possono essere batterie, ma può anche essere idrogeno, come dicevo. Per cui insomma, secondo me è importante che ci sia una visione sistemica non pensare solo al singolo mezzo, ma avere una visione più sistemica di come l'energia viene prodotta e utilizzata all'interno di questi veicoli. Ottimo, grazie allora anche per questo intervento. E penso che sì, siamo davvero giunti al termine. Se non ci sono altre domande dal pubblico, ringrazio tutti i relatori anche di questa sessione e il pubblico. Vi ricordo che appunto alle 3 del pomeriggio saremo di nuovo in onda con il prossimo appuntamento della settimana della bioarchitettura sostenibile. Domani si concluderanno le iniziative, al pomeriggio siamo già sold out con la premiazione del premio della mobilità sostenibile presso il Museo Enzo Ferrari. Grazie a tutti per la partecipazione e vi aspettiamo il prossimo anno. A presto. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Buona giornata.